Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Io spero che si veda qualcosa come con l'illuminazione, vi prometto che prima o poi vi farò fare un piccolo video del tour del South Park per farvi anche vedere in che strettoia si lavora, quindi spero che comunque il video si vedrà abbastanza bene. C'è una novità, come vi avevo annunciato già in un video precedente, se vi ricordate, che sto iniziando a portare giochi di ruolo sul canale, anche perché ho stretto diverse collaborazioni con editori italiani e stranieri, tra cui la Weird Edizioni, come avete visto, la Green Ronin, perché a breve vi porterò anche il gioco di The Expanse, più altri che poi mano a mano, volta per volta, la Fria Ligan svedese, e piano piano vi andrò a svelare e a presentare tutto quanto. Insomma, inizio a portare sul canale anche giochi di ruolo. Li inizio a trattare sia come recensioni, l'avete visto cosa ne penso di Coriolì ed altri che verranno, c'ho Mutant Year Zero su cui sto lavorando, ma soprattutto giocate sessioni di ruolo. E qualche sera fa abbiamo avuto la nostra prima sessione in Alien della Fria Ligan, gioco che ricordo, cercate sempre il link in descrizione, potete ordinare direttamente dal loro sito, e è il gioco ufficiale di Alien che dovrebbe uscire verso fine anno. Il pre-order ormai è chiuso, ma tanto aspettate magari novembre-dicembre e potete comprare direttamente la retail. E per chi invece come me, due mesi fa ho fatto il pre-order in estate, mi hanno mandato lo starter kit di una 120 pagine, una cosa del genere, che è praticamente un terzo del manuale che ti basta per fare un'avventura e giocare di ruolo. E l'avventura compresa nel pacchetto si chiama Chariots of the Gods ed è quella che noi abbiamo giocato, che vedete a breve, divisa in ieri sera si è registrato la prima sessione, io penso ne verranno due, facciamo tre al massimo, poi se fossero quattro insomma si sfocia di poco in là. E il video, ve lo dico subito, dura 2 ore, bello lungo, ma perché ovviamente è una giocata di ruolo, puoi tagliare qualche parte, però vi dico la verità, non ci siamo messi tanto a ridere, non si è tanto cazzeggiato, quindi le 2 ore di video, 2 ore all'incirca che vedrete, sono intense, cioè di giocata ci può essere un minuto, veramente, dove ci scappa la battuta e tutto, ma abbiamo giocato di continuo, quindi è difficile, impossibile tagliare le cose. Intanto ringrazio tutti i ragazzi che hanno partecipato ieri sera all'avventura, che sono io, Dungeon Master, però ricoprivo anche i panni del Capitano Miller. Io ero, c'ho un personaggio donna che è il capitano della nave, della Montero, che vedrete nell'avventura. Manuel, se ve lo ricordate, è il mio moderatore di Twitch e buon amico ormai da tanti anni qui di Livorno come me, muoveva il personaggio di Kyla Rai, che praticamente è il tecnico della nave, insomma l'equipaggio a bordo, l'ingegnere, la parte più tecnica dell'equipaggio della Montero. Toleso invece, tra l'altro numero 1, non vi spoilerò niente, ma seguite l'avventura, Toleso 10, voto, era John Wilson, che è la parte della compagnia. Il supervisore della compagnia mandata a bordo della Montero per studiarci tutti quanti, anche perché è il contatto fra la nostra missione e i soldi che dovremo guadagnare, un po' come Bark in Aliens scontro finale. Gabro, che è la prima volta che ci gioco, ragazzo bravissimo, dovrebbe far parte della 501esima Legione Italica, quindi numero 1 a priori, e faceva parte di Lea Davis, che invece è il pilota della Montero. Per finire poi con Ferev, veterano dei giochi di ruolo da una vita e veramente numero 1, io guarda, Ferev, spero che rimarrai con me a giocare di ruolo anche in futuro perché mi ha fatto divertire da morire, nei panni di Lyron Cham, che è il tecnico del cargo, quindi quello che si occupa della parte logistica della Montero e del cargo della Montero. Comunque ve l'ho detto, l'avventura dura più o meno 2 ore, ho tagliato quel poco che potevo tagliare, ma perché è stato veramente tutto di getto, non ci sono parti morte o qualche piccolezza, mi devo scusare 2 volte. La prima per la qualità del mio audio, però ragazzi mi si sono rotte le cuffie e il microfono, l'ho già riordinate ovviamente da Amazon, arriveranno settimana prossima, però per questa prima parte che vedrete il mio audio si sente un po' lontano e un pochino più basso degli altri. Vabbè, alzate leggermente l'audio e sentirete anche me, mi è toccato abbassarlo un po' perché se no gli altri si sentivano troppo alti. E l'altra cosa di cui mi devo scusare, vedrete regolarmente che apro, non ci ho pensato, errore mio ragazzi, la prima volta che registro una sessione di ruolo, vedrete ogni tanto che apro una nota con scritta tutta la missione, quindi voi ragazzi del gruppo che state giocando insieme a me nell'avventura e voi che guardate il video, questa nota non ve la posso coprire ogni volta perché anch'io poi all'occo scemo la spostavo regolarmente sullo schermo. Non la leggete ragazzi, tanto non l'ho mai messa a centro schermo dove vi blocca la scena o cose del genere, l'ho sempre messa un po' più angolata e laterale, non la leggete. Quando vedete che apro quella nota bianca, per non spoilerarvi niente, non la leggete direttamente, tenete l'attenzione fissata in altra parte, tanto l'avventura fondamentalmente è tipo un audiobook. Se avete usato Audible e poi tranquillamente chiude gli occhi ed ascoltarla,
perché tanto una giocata di ruolo fondamentalmente così, non stavamo muovendo pedine. La nota bianca non la leggete. Comunque fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e da oggi praticamente ho iniziato a portare sul canale anche giocate di ruolo. Questo ragazzi è il vero RP che piace a me e che porto avanti ormai da una vita. Godetevela! Speriamo ci facciano, no, tipo c'è anche il copyright, ci penso e se ne frega. Fa ambientazione dello strike, noi ce ne freghiamo. Allora, voi la storia, bene o male, ve l'ho fatta, ve l'ho detta un pochino anche prima velocemente. Siete l'equipaggio della Montero. La Montero è una nave sulla falsariga della Nostromo. E come ambientazione fate conto che siamo fra il primo Alien e il secondo. Quindi una manciata di anni dopo Alien Covenant, per farvi comunque un'ambientazione. Ci sono già i marine coloniali, più o meno, si stanno iniziando a formare, che avete visto in Alien scontro finale, e c'è già la Weyland Yutani, quindi anche la Weyland Yutani non è più la Weyland e basta di Alien Covenant, se vi ricordate, e di Prometheus, ma si sono fusi con la Yutani giapponese, quindi sono la classica Weyland Yutani famosa che avete visto nel film con Ripley nel primo Alien. E voi siete una nave cargo, non più da traino, perché voi siete soltanto una nave cargo. Mentre invece la vostra nave gemella più vecchia del passato, che era la Nostromo, era anche una nave da traino che trainava. Te è andata via la cosa, Fereb? Sì, infatti, vai, ci sono. E a differenza della Nostromo, che trainava anche stazioni per lavorare metalli e fabbriche, raffinerie e cose del genere, voi siete soltanto, non avete il traino, e questa è la differenza sostanziale della Montero. Avete un altro tipo di motore rispetto alla Nostromo. Comunque, immaginatevela come quella nave lì. Siete una nave commerciale, lavorate per la Weyland Yutani, non siete al vostro primo viaggio, quindi comunque vi conoscete fra tutti come equipaggio, insomma, siete abbastanza rodato e state seguendo la rotta che vi porta dalla stazione di Anchor Point, quindi siete partiti da questa stazione di Anchor Point nello spazio oscuro e maestoso e state andando verso la frontiera. La frontiera è quella nelle vicinanze della Terra. Se vi ricordate, nel messaggio finale di Ripley dice: se sono fortunata, entro massimo 6 settimane o qualcosa del genere, arriverò alla frontiera e mi porteranno in salvo. La frontiera è l'ultimo gateway prima di arrivare sul pianeta Terra, quindi nel nostro sistema solare, su Sol. Invece, momentaneamente siete fuori, ma ben fuori dal nostro sistema solare. E state portando un carico costosissimo dentro delle cisterne, avete delle dozzine di cisterne. Se vedete sulla nave, la vedete al centro, c'è scritto tank cage, ok? Lì avete un gas costosissimo e che vale da morire, che sulla Terra viene usato per creare tantissima energia, che veramente viene venduta al miglior offerente, per la Weyland Yutani ci ha buttata a mezzo a queste cose qui, che si chiama il gas Helium-3. Questo è un gas che si trova soltanto in quel sistema solare dove vi trovate adesso, nelle vicinanze di questa stazione di Anchor Point, e è una risorsa costosissima. Quindi la vostra missione è di prenderlo, questo gas, e riportarlo, alla frontiera. Quindi riportarlo alla Terra e verrete pagati, ognuno avrà la sua paga dalla Weyland Yutani. Siete in ipersonno, perché ovviamente non c'è il salto nell'iperspazio, nell'ambientazione di Alien. C'è comunque un sistema FTL, c'è la possibilità di viaggiare da 1G a 10G di velocità, però comunque dovete ibernarvi. Da una parte perché il viaggio sarebbe troppo lungo per stare svegli, non passerebbe più, da un'altra parte perché nessun corpo può reggere più di tot, cioè un essere umano può arrivare massimo a 2-3G, una cosa del genere, e poi dopo ti si liquefanno le ossa e ti esplodono gli organi interni, perché il tuo peso andrebbe a raddoppiare, triplicare per ogni G in più. Quindi comunque per una spinta del genere dovete per forza di cose essere dentro le capsule dell'ipersonno, che tra l'altro, sposto un attimino il personaggio di Ferev, se vedete sono in questa stanza qui, ok? Io vi ho messo, non siete fuori all'esterno, per farvi capire comunque che siete in questa stanza qui vicino al bridge, è la camera dell'ipersonno. La nave ha 2 livelli, quella dove vi trovate ora che è il livello del ponte, e se scendete leggermente vedete anche il livello quello sotto. Ok, il livello quello sotto invece è un attimino, scusate, guarda una cosa. Ok, il livello quello sotto è invece il secondo ponte, quello più basso, quindi dove c'è l'igiene personale, le docce, le infermerie e quant'altro. Ve l'ho detto, immaginatevela come proprio la Nostromo del primo Alien. Il crio cosa sarebbe?
La stanza del criosonno è il criosonno, sono altre vasche per il Ah, criosonno anche lì sotto, quindi sia sopra che sotto comunque ci sono delle camere per il ok. Ok, va criosonno. bene. È una stanza come l'avete vista nel primo Alien, ti ricordi, con tutti i Sì. letti messi a tondo. E siete lì che state dormendo ormai da diverso tempo, quando a un certo punto, piano piano, sentite una specie di ronzio. Leggo un attimino una cosa, eh. Sentite un leggerissimo ronzio nella testa, ronzio ovviamente dato dall'ipersonno, dal macchinario, dal computer principale l'IA della nave, che è Mother, come nel primo Alien, è sempre quella, che praticamente manda l'impulso alle camere del criosonno, che piano piano si iniziano ad aprire. Però prima ancora che si aprano, vi danno una, tra virgolette, scossetta, insomma, per iniziare a svegliarvi, anche perché è una procedura abbastanza lunga, che richiede perlomeno dai 3 ai 5 minuti, e c'è la possibilità anche di avere un po' di nausea, perché è come risvegliarsi da un coma. L'ipersonno altro non è che un coma indotto, un coma farmacologico, quindi ci deve essere una certa procedura, non è come risvegliarsi la mattina da un sonno, e quindi può dare anche un po' di nausea e a volte può sembrare anche una specie un po' di doposbornia. Comunque le vostre camere si aprono questi tettini sopra, e leggermente, piano piano, lentamente iniziate a risvegliarvi. Vi risvegliate tutti quanti, siete messi in tondo, c'è questa struttura centrale, questa stanza praticamente vuota, c'è qualche panca, due armadietti, ma per il resto è bianca, illuminata da queste luci che, dopo tanto tempo che siete in ipersonno, perché si parla di mesi che siete in ipersonno, vi accecano anche, e vi ci vorrà un pochino di tempo per riprendervi. Comunque, al momento non ci sono comunicazioni da Mother, non c'è nient'altro, vi svegliate nei vostri letti. Se volete iniziare a fare qualcosa, fate pure, comunque. Quando la prima figura che si vede sarà quello più allenato, sarà quello che forse si è svegliato leggermente prima di voi, una cosa o un'altra, vedete il vostro capitano, Vanessa Miller, che è questo personaggio qui, lo sposto leggermente, lo metto qui tanto comunque per farvi capire che è lui, che è lei soprattutto, e niente, la vedete che è lì che si sta tastando la testa. Se la sta toccando come se avesse un'emicrania o qualcosa del genere, ma la capite benissimo perché è la stessa cosa che state provando anche voi. E niente, vedete che lì, Ok. in silenzio, che si sta massaggiando la testa, nient'altro. Non sembra, per ora vi dà le spalle, non sembra avere la voglia o la forza di parlarvi. Ah, mi stiracchio. Madonna, questo criosonno è sempre un problema al risveglio. Oia. Tutto bene, ragazzi? No, per Guarda, questo. favore, passatemi un secchio. Oh mio Dio. Se non volete che io inondo, lo so. Ah, mio Dio. Ogni volta dovremmo mettere più secchio qui vicino. Sbrigati, passamelo, ti vengo dentro. Allungo un secchio. Vieni, Perfetto. vai. Trovi un secchietto Ah, lì nelle minerali, grazie. in un'armadietta, e glielo passi, vai. Sì. Oh, dai, Grazie, ciao. giusto in tempo. Ehi, Raya, o come diavolo ti chiami, prendi e portami via questo vomito da vicino prima che ricordi. Non sono convinto di volerlo fare. Appena svegliato Non dal è una criosonno. richiesta, meccanico, sbrigati. Va bene. Non ti dimenticare chi sono io. Ok, va benissimo. Ah, Ora. signor Vedi capitano, tutto a posto lei? Mi avvicino un attimino. che smette di toccarsi la testa. Questa volta si passa la mano un po' sugli occhi, come a levarsi due cispe della mattina dopo il sonno, particolarmente lungo sto sonno. Vedi che senza neanche voltarti ti fa: sì, tutto bene. Ok. Si volta un po' intorno e Parte fa: di tutto a posto? Qualcuno di voi ha la nausea? Ah, quanto vedo sì, forse uno di voi ha la nausea. bella battuta, capita. Ci siamo abituati, ma signor Wilson dovrebbe essere abituata anche lei a questo ipersonno prolungato. Mi fa strano che ogni volta che ci risvegliamo deve sempre farsi la regolare vomitata. C'è qualcosa? Si sente male? No, no, va tutto bene, ma ho lo stomaco sempre intorcigliato. Ci sono nato, capitano, non ci faccia caso. Lavorerò sempre questo problemino. O forse è quello che mangi prima di metterti a dormire? Ehi, mocciosetto, solo il capitano mi può rivolgere la parola. Voi altri, zitti e mosca.
Allora, mettiamoci un attimino in piedi e vediamo più che altro. Andrò nella stanza di Madar sul ponte per vedere perché ci ha risvegliati, perché vedete che si avvicina a quello che comunque è un piccolo blocco, qualcosa insomma, per vedere all'esterno. Guarda fuori e fa, Rai, vieni un attimo qua giù per favore. Sempre il capitano, quando parlo così sono sempre il capitano. Vieni un attimo qui accanto a me. Te l'ho detto, l'oblò è Sì. piccolo, quindi si sposta tipo tondo, come due mani messe insieme. E sì, vabbè, siete sempre nella stanza, comunque per farti Ah, capire. Sì, ha fatto bene a spostarla. Ti dice, guarda un attimo all'esterno, vedi qualcosa? vedo un oggetto non ben identificato. Ecco, io non vedo né il punto di arrivo nella nostra terra. Riconosci forse il sistema così? Non vedo neanche la stella. Dov'è il sole? Non riconosco niente di nostro in questa zona. Ma chi è il pilota che la doveva settare le coordinate? Questo era il lavoro di Davis. Davis al rapporto. Davis, dammi un buon motivo per non farti rapporto. Ho impostato le coordinate, ma poi doveva pensarci Mother a fare i controlli e gli eventuali aggiustamenti sulla ruota. Ti alzo un attimino il volume leggermente, che ti sento un po' basso. Prova a parlare ora. Ah, Prova, prova. ok, perfetto, sì, grazie. Perfetto. Sì, deve essere Madara a fare le correzioni di rotta, però iniziamo un attimo il lavoro. Allora, intanto facciamo una cosa, andiamo in sala mensa, prima di tutto facciamo una colazione e riprendiamoci perché siamo anche particolarmente disidratati, poi magari se qualcuno si vuole fare una doccia, cerchiamo comunque in mezz'ora da adesso di essere pronti. Andiamo in cucina intanto, Ottima spostiamoci. idea. Ok, capitano. Un bel piatto di salsicce ci sta sempre benone. Quindi ci si sposta qui. E poi si lamenta che sta male dopo che si risveglia. Ci si Ah, sposta. Guarda mangiare appena svegliata. che vi ho sentito. Pochi commenti e muoviamoci. Avete sentito il capitano? Allora, ci spostiamo nel ponte di sotto. Andiamo, ho preso quello di mano, scusa. Ci spostiamo nel ponte di sotto e andiamo su, ci mettiamo il personaggio, vabbè, per ora su galle, mettiamo lì che vanno bene comunque. Quindi Tieni giù le manacce. vi muovete per la nave, arrivate a un certo punto che c'è la classica scaletta, non ci sono ascensori né cose del genere. C'è la classica scaletta che ti porta al ponte di sotto, quindi uno per volta scendete tutti quanti insieme anche al capitano che vi segue e vi ritrovate nella sala mensa. La sala mensa ovviamente fate colazione con cibi a lunga conservazione, quindi comunque tutta roba liofilizzata e cose del genere. Non vi aspettate che ci siano magari pranzi strani tipo ragù o che non sia carne essiccata o cose del genere. Comunque sono cibi che durano parecchio, però va bene, nel senso è roba energetica che ti rimette in piedi. Ecco, la cosa che è importante è quella lì. E il capitano, lo vedete, la capitana, beh, il capitano. Mi sembra di essere la Boldrini. La vedete tranquilla, però più che altro ha la sua solita faccia un po' scoglionata. Nel senso, lo vedete che fa il suo lavoro, lo fa bene, per l'amor di Dio, quello no. Anzi, meglio lei come capitano, magari rispetto ad altri che avete avuto in passato, però si vede che lo fa perché la pagano, perché sennò andrebbe nel culo a tutti. Quello è. Distaccata. Sì, distaccata e poi proprio lo vedi che lo fa per i soldi, non è che lo fa per. Qualcuno potrebbe anche amarlo il suo lavoro. È sempre quindi un po' scoglionate e cose del genere. Ma le fallo uscire un attimino. Aspetta un attimo la gatta. Morgana? No, la Ginevra che in questi giorni non è stata bene. È una vita che non risentivo alla gatta. Nemmeno io, perché se 5 giorni sta zitta. Che non sta tanto Me bene. si ricordano rievocazioni di tanti anni fa. Quando mi rompevano il cazzo in live, Dio buono. Gattacci neri. E niente, fate una veloce colazione. Capitano, ovviamente vi squadra tutti quanti e poi appunto arriva il momento che vi dice: adesso vado nella stanza di Mother che vedete in questo ponte qui dove c'è scritto MUTHUR, ok? Quella lì è la Sì. stanza di Mother e poi invece il ponte, però il ponte se dovete usare cose che non siano docce, MedLab o cose del genere usate sempre il ponte superiore della Montero, Ok. quindi dove eravate prima. Questo sotto è per mangiare, letti della criostasi. E bagni, insomma, e cose del genere. Il vero ponte è su. Il capitano vi dice: va bene, iniziate subito ad andare alle vostre postazioni di lavoro. Io ora vado nella stanza per parlare con Mother, sento se ci sono aggiornamenti e cose del genere.
Signor Wilson, lei rimanga nei dintorni, non si Io vado a allontani farmi una doccia perché non sono come gli altri membri dell'equipaggio, specialmente il meccanico. troppo. Vi invito tutti quanti a mantenere la calma sulla mia nave. Sì, Quindi mi scusi, capitano. Posso andare adesso? vado a fare la doccia. Grazie La mille. rivoglio qui fra un quarto d'ora. Non si trastulli troppo. Sì, lo dico mentre vado via e chiudo la porta e non mi vedo. Davis? Io vado su dove c'è materiale stoccato. Però se stai andando il capitano ti ferma. Ti dice, Davis, dove stai andando? Ah, volevo solo fare un giro e prendere un po' di aria non fredda. Sul bridge, postazione di comando, vai alla plancia di comandi del pilota e attendili i miei ordini. Subito, signora. Guarda che la nave sia stabilizzata e che la rotta inserita nel computer sia la stessa che Mader ci aveva tracciato mesi fa. Io ora vado a parlare con Mader, quindi vai sopra e aspettate tramite comunicazione interna, nuove comunicazioni. Vai, Rai. Io vado a cambiarmi nello spogliatoio. Hai bisogno di cambiarti? Sì, Ah, vabbè, questa sì, merda vabbè, ovviamente, sì, ha siamo troppo sempre, è tempo. vero, che non vi siete cambiati. Vatti a cambiare nello spogliatoio. Aspetta, fammi vedere un attimino una cosa. Era rimasto anche l'Iron. Allora, l'Iron, vai a dare un'occhiata al cargo, che sia tutto a posto, che l'Helium 3 sia stoccato e che non ci siano perdite o cose del genere. Non voglio perdere nemmeno un dollaro. Ok, capitano. Per quanto riguarda te, Rai, hai qualcosa da dirmi? No, niente. Ok, allora fai quello che devi fare, 5 minuti da ora. Se non ti devi fare una doccia, ma di solito non te ne fai, quindi vai direttamente a cambiarti e poi ti voglio a dare un'occhiata ai motori della nave. Manu, vai Ok. nel ponte superiore e ti metti in quella stanzetta centrale, per farti capire. Vai a dare un'occhiata ai motori, che tutto quanto funzioni e sia a posto. Un attimo che mi leggo delle Ok, qui è. cose. Se avete delle cose, al solito, lo sapete, mi potete scrivere su coso. Io mentre si va su, magari visto che vado insieme a Rai, fermo. Ehi Rai, tutto bene? Ti vedo un po' scosso. Tutto bene, soltanto che questi persone mi dà sempre fastidio. Lo vedo. Poi risvegliarsi con Wilson che ti urla in faccia non è sempre la cosa migliore. Soprattutto quando devi togliere il suo vomito da davanti. Anzi. Già, Ah, già. e il capitano si sposta qua giù. Vai. Vabbè, ci sto facendo caso qui. Ricordatevi che se non siete prettamente nella stessa stanza, vi dovete parlare tramite comunicazioni interne. Hai presente il classico interfono attaccato Sì, nel sì, sì. muro come nel film di Alien? Una cosa del genere, quindi. No, vabbè, questo lo faccio mentre si saliva, tanto andiamo tutti e due all'altro piano. Dringlo, dalindlo. Dalla doccia non c'è, te lo vorrei dire, ma sotto la doccia che cavolo c'è? No, non sta più alla Meno male. doccia. C'è scritto pure personal cosa, insomma, allo spogliatoio. Ti sta chiamando là, capitano. Capito. Ma mi ha chiamato davvero? Sì. Non c'è risposta, sembra disattivato perché è nella stanza di Mother e non vuole essere Insisto. interrotta. No, sembra spenta. Allora arrivo piano piano, dammi 5 minuti che cammino e vengo a bussate. E quanto sei stato come tempo a fare la doccia? Parecchio, 10 minuti. Un quarto d'ora, dai. Ok, allora, Manu, te che sei su, ovviamente ti apro un attimino, Kyla Rai, ti apro un attimino la scheda. Fammi un tiro di Heavy Machinery, quindi collegato a Strength. 5 dadi ci dovresti avere, sì. Tirami 5 dadi, fai roll 5 di 6, slash roll. E vediamo quanto ti viene fuori. Bene, subito, nemmeno un 6, visto? Secondo la tua attenta e professionalissima valutazione, i motori della Montero sono perfetti. Bene, proprio, guarda, un trincio, non c'è nulla. Meglio di così potrebbero Un c'è in essere. grafia, Un c'è in trovo di trinca. grafia. Voliati anche, c'è nulla. Il mio culo è sempre lì. Poi,
Gabro, fammi un tiro di pilotare, quindi apriti la tua scheda che vediamo un attimino. Allora, Lea Davis, che Ok. ci dovresti avere, non mi ricordo tutti, 5 più 3, 8 dadi addirittura. Era il pilota della Madonna. Ok, quindi roll 8 Slash di 6. roll 8 di 6, sì. Tutto attaccato. Slash roll, 8 di sì, 6. ma Ah, non no, sta ok, sì, c'è staccando. scritto qua, ok, scusa. Sì, poco il più, poi nel caso te lo dico dopo. Vedi, un successo già basta. Più successi facevi, migliore era la razione. Comunque basta. Ok. E te vedi che le coordinate che hai inserito, ovviamente inserite, date a Madar, e poi è Madar che ti porta ovviamente verso il posto perché te eri lì che stavi dormendo nel frattempo. Vedi che le coordinate che hai inserito te erano perfette, le ricontrolli per sicurezza, per una vena strigliata dal capitano, sono quelle che hai inserito mesi fa prima di andare in criosonno. Il problema è che tracciando la rotta, che vai a vedere insomma quella che è impostata al momento, Madar a un certo punto l'ha cambiata. A un certo punto la rotta è stata cambiata e quindi siete nemmeno a metà strada tra Anchor Point e arrivare alla Terra. Siete particolarmente distanti ancora. Quindi c'era. Controllo dal log se riesco a capire perché, se c'è qualche se c'è qualche Anomalia. qualcosa che ha cambiato la rotta, se c'è qualcuno che ha bisogno di assistenza e ha intercettato un SOS, eccetera, insomma. Allora, fai un tiro questa volta di Comtech che ti va su Wits. Poi ora vi faccio tutti, uno a uno. Ok, Intanto io l'ho aspetta. già pensate tutte, ti metto anche i suoni del computer, perché aspetta, sentivi. Ti è. L'ho pensate tutte, Aio. Ah no, te. Quindi in teoria ho tre dadi, se non ho capito male. No, anche Observation c'è. E c'hai Wits, Tessie Davis, c'hai Wits Sì, e 3. 3 e Comtech 0, quindi sì, devi 0. 3 dadi, sì. 3 Ok. dadi soltanto se non c'hai la cosa. Lo sentite, no, Mother? Sì. Lamentati, Toleso, poi, eh. Ahia. 3, 1 e 4. No, non riesci a vedere niente di particolare, ma tanto t'appare una bella scritta a schermo. Queste qui sono informazioni riservate al capitano. Quindi proprio vedi che è anche criptato e chiuso. Però magari potevi provare a inserire qualche password, qualcosa del genere per cercare da prima. Non c'è versi di entrare assolutamente per ora. Poi. I soliti segretini di questa compagnia, che palle. Sempre loro. Poi c'è Lyron. Fammi un tiro anche te. Vediamo un attimino la scheda. Allora, fammi un tiro di. Vediamo un pochino. Di Heavy Machinery, anche te. Ok, quindi 3 di 6, 8 di 6, 8, 8, giusto? sì. Dove Ok. cazzo è andato? Hai visto? Non è tanto facile, fa 6. Uno dice c'è uno sbotto di dadi, ma. Un No, euro. infatti. E. Non lo sa. Però l'hai fatto, vedi che praticamente non si è mosso assolutamente niente, tutto quanto perfetto, anzi luce verde su tutti i contenitori, sul computer che li tiene in stoccaggio chiusi e sigillati. Perfetto, il carico non ha perso un dollaro. Ah, Meno perfetto. male. A lucidarli lì. Ah. A livello di sordi puoi stare particolarmente tranquillo. Ora c'è Toleso, che cosa volevi fare invece te? Romper cazzo praticamente al Sto capitano. bussando perché devo parlare urgentemente col capitano. Allora, alla stanza c'è un'anticamera, ok? E praticamente delle specie di. Avete presente la chiave che usi per salvare su Alien Isolation? Quella specie di Sì, key che sì. inserisci nel phone lì al Super muro? floppy. Quel floppy. Praticamente vedi che l'unico per accedere è stato preso dal capitano che è all'interno, se l'è portato dietro. Però, guardando dal piccolo blò sulla porta davanti a te, vedi il capitano non senti niente, perché ovviamente non passa insonorizzata al 100, al 1000%. Non senti nulla, però vedi il capitano. Girato con la sedia che ti dà alle spalle e che sta parlando con Madar. Anche se tu sbattessi sulla porta, causassi un incendio fuori o provassi ad usare il comunicatore interno della nave, sei sicuro che non ti sentirebbe. Fino a che proprio non si gira e non ti vede, non esce, comunicare se l'ha disattivata è impossibile. C'è una sedia nella stanza? No, dove sei ora è unicamente un corridoio, tra l'altro stretto, due persone accanto non ci passerebbero. E ci sono al muro tutte quante delle specie di.
Sembra quasi delle cassette e delle lettere, una messa accantallata. Quindi non mi posso appoggiare al muro, dovrei stare in piedi. Sì, no, non ci sono appoggi. È un passaggio stretto, lungo 5 metri, però non è particolarmente comodo per fermarsi. Lì è soltanto per mettere la chiave ed entrare dentro la stanza di madre. Invece, da dove la mensa, allora torno in mensa in attesa. Sì, sposta il personaggio, torna direttamente dove eri prima. Passa non tanto tempo comunque fra una cosa e un'altra che il vostro capitano è andato laggiù, proprio esagerando al massimo livello può passare una ventina di minuti, mezz'ora, esagerando comunque il tempo necessario. Scusa. Dimmi. Nel frattempo che aspetto, sì, vorrei parlare, quindi uso l'interfono per parlare col responsabile che è andato a controllare il gas. A controllare le taniche del gas, se era tutto sì, a posto. Collirà. Sì. Quindi uso il citofono e Charm, giusto? E vuoi fare un check, un tiro? No, per chiamarlo. Ah, sì, no, potete parlarvi tranquillamente, fate conto. Che così, senza Okay. siete sempre a portata di un citofono, di una cosa del genere. Vabbè, io ho il citofono e premo il bottone. Sì. Wilson a Cham, rispondi. Qui Cham, dimmi Wilson, sto controllando le taniche, qua sembra tutto bravo, ok. Bravo, fammi un veloce rapporto sullo stato delle taniche. Qui è tutto ok, luce verde su taniche e computer. Sembra tutto normale qua, non sembra... Non deve sembrare, io ti rammento che rappresento colui che ti paga. E quelle taniche sono più importanti della tua miserabile vita e i tuoi soldi dipendono da quelle taniche. Quindi rifai immediatamente un controllo totale e riferiscimi immediatamente se ci sono dei cause o se va tutto bene. E non voglio farmi ripetere, capito? Sì, va bene, ok. E rispondi bene. Come sei bello, Toledo, fatelo dire. Bravissimo. Come sei bello. Wilson, chiude. Ok. Chiudo, guarda, Madonna, proprio questo ci doveva capitare. Che palle. Ok, diamo un occhio. Nel frattempo, Cori, io mi metto a leggere un fumetto. Sì, se voi volete fare qualcos'altro, ditemelo, se no si va avanti. Ditemelo, fermo l'azione, ditemi pure. Me ne sto beato lì a vedere questa macchina. C'è qualcun altro che vuole fare qualcosa, Gabro? Posso provare a cercare di capire esattamente dove siamo e se c'è qualche pianeta qui vicino, qualche... Quello potresti provare a farlo, perché alla fine la rotta tracciata è stata cambiata e non ti dice quando è stata cambiata, come è stata modificata e tutto, però comunque hai accesso alla mappa dei sistemi stellari o comunque, quelli che comunque sono confinanti dove lavoravate col nostro Sol, quindi comunque un'occhiata ce la puoi dare, più o meno per capire dove è posizionata la nave, sì. E mi fai un tiro uguale come prima, sempre di Comtech, però. Fantine, guarda un po'. Ok. Ricordati, sempre la regola ti ho detto del ritiro, se non ti garba, è rischioso, però comunque la puoi provare. Solo centellinatela, ecco, consiglio che vi do. No. Guardando, però, è un no che è un ni, perché comunque sei un pilota alla fin fine, quindi non riesci ad avere la migliore delle idee su quale sistema solare vi troviate, in quale sistema siate, però non sei vicino alla Terra, quello sei sicuro. Non riesci magari a capire perfettamente dove siete, ma c'è la sicurezza matematica che siete abbastanza al culo rispetto alla tabella di marcia. È come se foste un po' prima a un terzo del viaggio, per davvero, ora come ora. Quindi avete dormito tanto, ma avete viaggiato nulla. Il problema è quello lì. E la nave andava, come velocità, perché l'avete impostata, se non entravate di persona, andava particolarmente spedita. Io riuso l'interfono, e chiamo lì a Cham, a Wilson, dov'era? Sì. Pronto qui, Cham, chiama Wilson. Wilson! E non strillare, dammi un attimo, mica sto qui a aspettare i tuoi comodi attaccato come una fanciulla che desidera il suo cavaliere, Forza, fai rapporto. Qui è tutto perfetto, alle taniche.
Lo ricontrollate e va tutto bene. Va buono. Io spero vivamente per te che è così, perché se salgo a controllare vedo anche una millimetrica, proprio pure una ghiandolina molecolare che si è persa, tu torni a fare i barbone per strada. E qui chiudo che ho meglio da fare. E sentite un'altra voce che si intromette con tono canzonatorio: signor Wilson, e sembra non aver proprio voglia di scherzare, riconoscete la voce del capitano. Signor Wilson? Oh, capitano, se l'è presa comoda, eh? Nei patti, quando c'è signor l'equipaggio, Wilson, io le porto il suo posto. Sia silenzio, sia silenzio! Sono qui io quello che conta. Lei è un capitano di una sudicia nave mercantile. Lei lo sa benissimo. Anzi, non le do più del tuo, le do del lei adesso. Davanti all'equipaggio si era deciso che io le dovevo portare rispetto. Ma da soli. Lei deve sapere chi comanda veramente. Perché sono io con queste due mani che scrivo il rapporto. Allora, io la faccio degradare. Quindi adesso lei mi dice esattamente cosa ha detto il computer. Voglio sapere dove siamo e quell'incapace del pilota cosa le ha detto della rotta. E ora mi deve rispondere. Sì, allora, vabbè, io chiudo da qui sopra però comunque. Facciamo un tiro contrapposto, Toleso. Io lo faccio su comando, ok? Quindi tiro 8 dadi e te lo fai invece su manipolazione. Quindi empatia più manipolazione contro la mia empatia e comando. Chi fa più risultati ha vinto. Io c'ho 8. 8, sì. Roll. Sì, 8 di 6. Che bellezza sentire tutto. Ok, fai te, poi a me è mandata di merda. Io c'ho empatia 5, poi che devo controllare, scusa. Manipolazione. Quanto c'hai? Minchia, sono 3. Quindi tiri 8 anche te, no? Quant'era? Sì, vai. Oh, 5, 3, 8, sì. Vai, fai pure il tiro, io non ho fatto nulla. Che merda, È andato più vicino di me quando prima per fare un 6. Ma guarda, sembra sto gioco uno dice, vabbè, basta fare un 6. Non è facile fare 6, poco la merda mia nelle mani. Lo so, io ho fatto 2, 1 prima. Io l'interfono... Capitano, abbiamo un problema. No, non te ne tirati, perché un problema ho di 6 più 7. Scusa, ma mi dici proprio che devo scrivere? Slash roll staccato 8 di 6, cioè i di 6 che devi tirare. Vabbè, rip. Dio, bocca ha fatto! È il potere del comando! Ti descrivo la scena. Praticamente vedi il capitano che alza la voce, che cerca di imporsi, ma non soltanto neanche ti fa paura. Cioè, paura, va bene, nel senso, non soltanto ti riporta al tuo posto al dovere, ma te, alzando la tua voce, sei riuscito nell'intento e vedi che proprio abbassa la cresta da morire, cioè proprio vedi che si calma, sbianca un po' in viso, non che si cacca addosso di te, perché glielo lo sai, t'ammazzerebbe, non si cacca di nessuno, però comunque vedi che sei riuscito a colpire nel segno, abbassa la cresta e fa, va bene, signor Wilson, mi scusi, comunque troviamoci su sul ponte di comando, raduno tutti quanti. Oh, così mi piace, capitano. Si è guadagnata il tu. E devi ripassare per lei. Vai, andiamo nel bridge tutti quanti. Raduno nel bridge e vi spiego che cosa mi ha detto Madar. Devo staccare il telefono. Minchia. Ok. Speriamo che inizia a laggare Discord. Intanto la musichetta. Speriamo di... della suspense. Lamentatevi di Coridan. Male che va se crasha Discord, si usa la chat vocale del sì, sito. Si usa Vistavi direttamente. Allora, vi ritrovate laggiù nel ponte, vedete che il capitano si mette, cioè fa spostare praticamente il pilota, fa spostare Gabro Davis da laggiù e si mette praticamente col sedere appoggiato sulla console di comando, che tanto nel frattempo è disattivata, così da avervi tutti davanti in fila e parlarvi di quello che ha saputo. Un attimino soltanto. Ok, ragazzi, tiriamo un bel sospiro di sollievo. Fatto? Siete rilassati? Perché le informazioni che vi devo dare non sono tanto delle migliori. Forza, forza, ci dica, Captain.
Peggio di così non ci può troviamo andare. Molto lontani, specialmente da... a vedere la tua zuzza faccia. Ci troviamo molto lontani dalla frontiera, come avete visto sicuramente, penso che Davis l'abbia capito prima di tutti, dalla console dei comandi. Non siamo a casa e siamo a neanche metà del viaggio, siamo nello spazio aperto, molto lontani da casa. Quindi mi sa che per avere la vostra giusta e dovuta gratifica e ricompensa dovrete attendere ancora un po'. Mother ha cambiato la rotta e ci ha indirizzati verso un altro punto non precisato nello spazio profondo. Di chi sarebbe sta fantomatica idea, capitano? Questa fantomatica idea è un avvio della procedura. La procedura lo sappiamo tutti quanti e lei, signor Wilson, ce lo potrà spiegare sicuramente lavorando per la compagnia, che in questa procedura, nel caso venga mandato un segnale di soccorso, qualsiasi nave, cargo, traino, vascello scientifico o anche flotta da guerra deve comunque avvicinarsi ed andare ad indagare. Questo è un codice di etica e di primo salvataggio a livello spaziale, quindi la Weyland Yutani ce lo impone. E ovviamente è banale dirvi che potremo anche reimpostare la rotta, per quanto non so se Mother ce lo permetterà, ma reimpostare la rotta, andare via, però assolutamente avremo lavorato per questi mesi a gratis, quindi dimenticatevi famiglia. No, fidatevi, non, noi ora, visto che la nostra grande capoccio ci ha detto questo, ragazzi, la nostra nuova missione, chi non farà il suo dovere, vi posso garantire che oltre al licenziato passerà dei brutti momentacci. E caro il mio pilotino, ringrazia Dio che non è il tuo problema. Dovete dire qualcosa? Io resto zitto e faccio finta di niente, pensando a più tardi, che magari avrò un attimo. Ok. Ma capitano, i motori sono tutto ok? Rai, come sono i motori? Secondo la mia analisi, i motori sono tutto ok. Allora siamo tranquilli, capitano. Cham, nel tankage tutto a posto? Sì, signore. L'ho controllato due volte, tutto perfetto. Helium a temperatura, quindi non c'è assolutamente nessun problema di perdite, esplosioni e quant'altro. Va bene. Sì, esatto. Sia computer che taniche sono perfetti. Davis, mettiti alla console. Inserisci ovviamente i dati per l'accesso. Vedi che praticamente fa, aspetta, te lo faccio io, si avvicina, inserisce dei dati per sbloccarti qualcosa, insomma, per avere un pochino più d'accesso e tutto quanto, con una... Cerco di vedere se usa qualche password particolare. No, fermo, fa, non toccare quella roba, per favore, se ne deve occupare unicamente il signor Wilson, di quelle cose non siamo autorizzati. Dai un'occhiata più che altro, fai una scansione della nave, guarda se ci sono stati danni strutturali alla nave, non lo so, a volte anche qualche asteroide abbiamo colpito durante il suono o l'altro. Questa volta fai sempre un tiro di Comtech, però ti do un bonus di +2. Quindi tira quello che devi tirare prima, con +2. Ah, non lo mettere +2, aggiungere automaticamente, capito? Il più si fa solo sui tiri di stress, come ho detto prima. Ok. Quindi se c'è 3, tiri 5, via, per capirsi. Ah, perfetto. E da quello che vedi, poi ovviamente ora mi fai tutta la narrazione e tutto, da quello che vedi è perfetto, veramente, no. Anzi, forse Madar ha tracciato una rotta strana, ma vi ha anche allontanati da possibili contatti e cose del genere, quindi è perfetta, non c'è nemmeno un danno. Rapporto? Sì, non c'è alcun tipo di danno sulla nave e... stranamente, anche se in teoria in questa zona dovrebbe esserci una fascia di asteroidi, non abbiamo proprio avuto alcun tipo di impatto. Lo scafo è niente, neanche un foro, una nessun palla, nessun danno, niente, tutto è perfetto. Ok, da quello che vedo dal computer, i motori ok, stanno andando alla giusta velocità, però non vedo niente all'esterno. Date un'occhiata anche voi, non vedo assolutamente nulla, non c'è niente di strano. Io posso notare il nulla cosmico. Da quello che vedete all'esterno, riuscite a essere minimamente rischiarati e abbagliati dalla stella, che riconoscete essere come una nana rossa, però per il resto non c'è niente, cioè non vedete pianeti, non vedete un cazzo, il buio, veramente. L'unica cosa, un po' di luce la fa la stella. Per il resto non avete un punto di riferimento, o almeno che gente, fuori c'è talmente... Adesso ho capito, capitano! Che cosa, signor Wilson? Fuori c'è il nulla, proprio come il cervello del nostro meccanico!
Pensate come siamo fortunati, signori. Signor Wilson, cerchiamo un attimino prima di capire com'è la situazione e poi, per favore, vi invito a restare un po' più calmi. Le ricordo, signor Wilson, che lei rappresenta la compagnia e i nostri stipendi, ma a bordo il capitano sono ancora io. Sempre. Va bene, ha ragione, mi scusi. Incaricato dalla compagnia. Comunque, ora mando un audio. La parte iniziale, cioè, saltatela, non sentite quello che dice la voce. Più che altro mi serve la parte dopo, ok? Ok, ma in inglese e in italiano? Sì, sì, no, in inglese, ma tanto la parte che dice il parlato non serve a nulla, più che altro è l'allarme che mi serve a me. Ok. Dà fastidio, l'abbasso? Ditemi voi, eh? Va bene. No. Aspetta, l'abbasso leggermente, dai. Sentite, a parte la parte iniziale, soltanto l'allarme, iniziano a suonare tutti quanti gli allarmi della Montero. E ovviamente sullo schermo, sulla console dei comandi dove è seduto Davis Gabbro, vedete che praticamente si iniziano a accendere delle luci rosse, tutte quante, che riconoscete come le sonde di prossimità della Montero, che sono messe praticamente sul fronte e sul retro e due sugli angoli, stanno captando qualcosa in avvicinamento, molto vicino, quindi un possibile impatto. Non ti faccio fare nessun tiro perché tu lavori e lo capisci. Davis, che succede? Cosa sono questi allarmi? Siamo in rotta di collisione con qualcosa, ma non ho ancora capito cosa. Fammi un rapporto subito, fai una scansione della zona e cerca di capire cos'è. Lo faccio. Fai, al solito vai su questo, fai qui un tiro di... A parte no, fai un tiro di Comtech, però sempre con un più 2, come prima, quindi i soliti dadi che hai tirato prima, 5. Questo qui che ha fatto ora, sì. Ok, sì, sì. Non riesci a capire benissimo cosa sia, ma vedi qualcosa di abbastanza grande, più o meno una volta e mezzo la vostra nave, la Montero, quindi comunque anche un asteroide, comunque qualcosa di abbastanza consistente, e che ormai è vicinissimo, è quasi pronta alla collisione con voi. Non ve ne siete accorti, vi siete avvicinati troppo. Ancora un paio di minuti ci sareste andati a scantarvici contro. Cosa succede, Davis? Riesco a fare una manovra evasiva? Puoi fare un tiro di piloting, falla però con meno 2. Per favore, porca puttana, qualcuno riesce a spingere questo allarme. Davis, disattivalo. Mi sta facendo impazzire. Dice, sono sempre il capitano. Lo faccio intanto, lo faccio intanto. Disattivi l'allarme. Ok, allarme disattivato. Beh. Vai, fai il tiro con meno 2 però. Piloting meno 2? Sì, quindi dati. Ottimo. Che tiri ce li avvi. Incrociate le dita, ragazzi. Adesso si balla. Cazzo. Oh mio Dio! Niente. No, come uno l'ha tirato? O 3. No, ma aspetta, ma pilotare non c'hai tiri di bono. Il pilota ce n'ha solo 3, non ci credo. Sì, devo aggiungere agility. No, piloting sì, agility. Sorry, ho sbagliato. Se no, infatti, che pilota è? Dove l'hai preso? Infatti... per quello che ho detto, adesso si balla. Minuti del Wilson al pilotaggio, dai. Piloto io, piuttosto. Vedi? Allora praticamente riesce a pilotare, a rallentare non solo l'andatura, che comunque è lenta, sta andando a velocità meno della velocità di crociera, nemmeno un G, e riesce a evitare all'ultimo il contatto. Cioè vedi che proprio la nave si avvicina a questa cosa che vi descrivo, ci andate a urtare leggermente, quindi tutt'al più avrete fatto degli sgraffi sul lato sinistro della nave, però la manovra di Davis è eccellente, quindi se ne accorge chiunque a bordo, ha fatto, proprio si vede che è un pilota della Madonna, e va salvato, della stoffa, ragazzo. Va salvato da morte, perché andarsi a impattare con una cosa del genere, soprattutto di muso, come ci stavate andando, lateralmente sulla sinistra, avrebbe completamente distrutti a babordo, quindi avrebbe decompresso la nave subito. Comunque, non so voi, ma io ho i crampi e le chiappe da tanto che le ho strette. Allora, a chi lo dici? Tutti quanti, mi prendete uno di stress, che comunque è una cosa che siamo in... Segnatevelo sul verde, cliccate sul personaggio sul verde, uno ci mettete e date invio, perché se no non rimane. Comunque è una cosa passeggera, cioè nel senso, almeno che non capitino altre cose in questo momento qui, potete andare abbastanza tranquilli, cioè sono nelle situazioni di stress continuo che non lo recuperi, capito? Sì, sì. Comunque aspetta, anche il capitano. Grandissimo pilota, farai carriera, puoi fidarti di me. Signor Wilson, si stacchi dal mio braccio.
Ah sì, scusa, mi sono lasciato andare. Vedete il capitano che si avvicina, vediamo dove mi siamo, il capitano Miller, sì. Si avvicina a, insomma, davanti al vetro grande che c'è davanti come nella Nostromo, guarda fuori e fa: che cazzo è quella? Venite a vedere. Facciamo, vediamo. Secondo voi? Vi avvicinate, guardate e all'esterno vedete una nave, un'altra nave, un po' più grande della vostra, più che altro non è tanto il fatto più lunga quanto più larga, più spessa, cioè c'ha più ponti rispetto alla vostra, ce n'ha due, quella sembra averne tre se non quattro. E a differenza della vostra nave, le riconoscete perché anche voi ormai lavorando sulle navi da una vita, vedete che la vostra è una nave cargo, quella è una nave scientifica. Se la vostra è la diretta evoluzione della Nostromo, quella è la diretta evoluzione della Prometheus come nave. Quindi wow. Quello è un vascello, non è da guerra come non lo è neanche il vostro, però è un vascello scientifico al 100%, quindi non porta cargo e cose del genere, per quanto ha una bella stiva, un bel hangar, sicuramente è molto più comoda e confortevole che non la vostra. Fatemi tutti quanti, che ora guardo un attimino una scheda perché a volte anche io le caratteristiche non me le ricordo, fatemi un tiro di osservazione, observation, che va su wits, quindi wits più observation. Wits più osservation. Ah, scritte sulla... Che è riusciata sulla a vedere, terra. Che è riuscita a vedere, no, però appunto anche per quello poi riguarda il tiro, infatti, su osservazione. Ah, quindi wits più osservation, io ho 4. Ma se clicchiamo direttamente su Observation non, ti, non ci parte il roll? A me mi tirava 3000 dadi tutti insieme, faceva una doccia di dadi, boh, prova. Ah, ok. Vediamo. Modifier 0. Boh, no, non so che sia sta roba. Ah, no, bello. Sì, te l'avrebbe fatta e ti dice il successo. Vabbè, comunque fallo col tiro normale, sennò qui non. Ok, perfetto. Allora. Incredibile, ho fatto un 6. Allora. Wilson 6 e ok, guardo gli altri risultati. Un 6, sono quello che ha visto meglio, ragazzi. 6-5-2. No, teoricamente hai visto bene quanto gli altri. No, l'hai visto. Il successo è lo stesso. 15. Però sì, in questo caso qui guardi anche il valore complessivo, capito? No, no, era per dire che c'ho allora, un decimo allora di più degli altri. Ti scrivo quello che è, ok? Perché non lo voglio dire io per te, nel senso, capito? Lo devi dire te, giocando tra di ruolo, dov'è Toleso? Eccolo lì. Oh mio Dio, ragazzi, non ci potete credere cosa abbiamo ritrovato dopo 70 anni. La ormai dispersa nave scientifica Cronus. Voi, per quello che avete sentito narrare, di questa storia ovviamente che se ne è parlato, ma alla fine girava anche nei bar, nei pub, e soprattutto per voi che gente lavorate con la compagnia, è una nave scientifica della compagnia mandata, ovviamente queste navi qui sono mandate nello spazio profondo, quindi a distanze veramente siderali nello spazio, molti più sistemi solari a distanza rispetto a dove siete voi ora, molto più lontano, ed è una nave scientifica a lungo raggio dispersa, che la compagnia, perché è della Wayland, dispersa da ormai 70 anni. È una nave sparita nel nulla, infatti ora, magari un po' in attento esame, che passa un po' più... cioè nel senso girata nel giusto posto verso il sole, riuscite a vedere che la scritta è Cronus sulla fiancata. È una nave dispersa da 70 anni, eppure vedendola così ferma e praticamente immobile, quasi immobile nello spazio, sembra che sia passato un giorno, non 70 anni. Io capitano, capitano, silenzio per favore, capitano, dobbiamo immediatamente salire su quella nave per scoprire cosa è successo, priorità assoluta riguardo a tutti. Io apro un canale di comunicazione verso l'altra nave, verso la Cronos, e cerco di prendere contatto con lui. Fammi un tiro di contact. Certo, off GDR.
dopo 70 anni, se c'è ancora qualcuno che ascolta, deve essere bello vecchiotto, eh. Comunicazione in arrivo, scusatemi un attimo. Ok, ricevuto. Vado un attimino giù a sentire le nuove informazioni che ha da darmi Madar. E Davis cerca di aprire un canale con la nave Cronus, ma se c'è qualcuno ancora in vita là dentro sicuramente non ci sentiranno o saranno troppo vecchi per farlo. Io penso saranno forse dentro lì per sonno. Speriamo, cerca molto di probabile. Cerca di capire se c'è qualcuno in comunicazione e soprattutto cerca di capire se a bordo c'è ancora qualcuno vivo, magari intromettendoti nel loro sistema di criosonno. Cerca di capire se c'è qualcosa. Sì, o se riesco a comunicare con la loro, con l'IA di quella nave. O con Madar dell'altra nave. Certo, io scendo, ci vediamo qui sul ponte fra... Capitano, posso venire con voi, con lei? Wilson, è una cosa riservata. Poi una volta faccia lo strappo, le conviene a tutte e due, è troppo importante per lasciarmi indietro. Io rappresento la corporazione. Va bene, venga con me. Basta che stia... Grazie, capitano, alla mia massima ammirazione adesso. Vieni giù laggiù, ora intanto facciamo fare a loro, poi tanto ti dico cosa c'è. E fammi un tiro, come ti ho detto, l'hai già fatto? Forse non l'ho visto io? Sì, 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 ho fatto un successo. Ok, ma dove sei? Ah, in fondo, scusa, non t'ho visto, vedevo Rai. Ok, cerchi di fare un tiro di comunicazione, vedi che il loro terminale risponde, o almeno sembra rispondere, qualcosa del genere. Cioè, non tanto, scusa, non tanto che ti risponda, che ci sia un canale aperto di comunicazione, quanto sembra che un'attività ci sia, ok, all'interno dei loro sistemi. Quindi okay. Sembra che una scintilla di vita in quella nave ci sia. Però non riesce a metterti in contatto, non riesce a fare una scansione della nave. È difficile, cioè, riuscire a capire qual è lo stato all'interno. Lo stato esterno è perfetto, cioè, la scansione esterna con i radar della Montero li puoi fare e vedi che non c'ha niente, come la vostra. Cioè, sembra che sia partita da un giorno, non da 70 anni. Però di quello che c'è all'esterno, assolutamente non... cioè, all'interno non capisci niente. Non hai assolutamente dati su cui lavorare. Comunque, quello che hai fatto, per farti capire, prima hai fatto questa frenata e ti sei, cioè, sei andato più lento, comunque ti sei spostato dal fare la botta, ok? Da avvicinarti, da toccarla. Però comunque non l'hai, cioè, non puoi frenare un corpo nello spazio, ci sarà sempre un movimento, ci vogliono delle manovre. E comunque state continuando a muovervi, per quanto piano, più o meno, hai tracciato una rotta col tuo tiro di piloting e ci state girando intorno alla Cronus, capito? Cioè, non siete fermi. Okay. Immaginatevi che lei è ferma, niente è fermo nello spazio, però lei è praticamente ferma, mettiamola così, si muove pochissimo. Voi invece ci state girando intorno, tipo una specie di piccolo satellite. E c'è la possibilità di attraccare. Però per attraccare, vedi che l'unico modo per attraccare, perché non è una stazione mineraria, è una base, quindi non c'ha una zona di attracco da nave a nave, dovresti avvicinarti, eguagliare la sua velocità, e poi praticamente qualcuno deve tirare fuori il corridoio ombelicale, cioè per farvi capire una specie di... Sì, a manovra di docking. A manovra di docking, e qualcuno si deve mettere una o due persone alla tuta spaziale, uscire fuori e attaccarlo a quella di là. Agganciarsi. A quel punto che l'aggancia a quella di là, devi muoverti insieme, capito? Ti la velocità della Cronus. Comunque io prima di intraprendere questa situazione aspetto un ordine del capitano. Sì. Allora mantengo la rotta o mantengo l'orbita attorno alla nave e... Sì, per ora il tuo tiro di prima basta, avanza, per ora non devi fare nient'altro. Guarda lì e dico vediamo che saranno fortunati che dovranno andare lì sopra. Allora, Toleso, te lo faccio vedere a te. Tanto sei lì col capitano, non c'è da chiacchierare, non c'è da fare niente di particolare in questa scena qui. Però, questo... No, ma io in ogni caso starei in silenzio, perché vabbè, guardo assorto. Allora, metto dietro modalità gufo mentre lavori col computer. Questo è quello che leggi da Mother, ok? E il capitano te lo fa leggere, non si frappone, non si nasconde. Quindi non è, è un'informazione che vi avrebbe dato nel giro di qualche minuto. Ti fa, a lei, signor Wilson, torniamo su e la dia a lei. Quindi torniamo su, a meno che tu non voglia fare altro. Capitano, prendiamo più dati da Mother, secondo me. Cerchiamo di avere più notizie possibile. Può interrogare in qualche modo il computer?
Intanto ti ha lasciato lì con la chiave e tutto, il capitano è già andato su e ti parla tramite comunicatore. Venga su, signor Wilson, c'è qualcos'altro di cui parlare adesso, poi sarà il momento per interrogare Mother. Se vuole ricevuto. La testa a Mother è consentita, non si preoccupi, le do anche la tessera, però venga su. La vedi molto più calma da quando gli hai fatto la sfuriata. Beh, direi, ha capito chi comanda. Vediamo un pochino. Rai, Davis, Cham, siamo tutti presenti? Presente. Presente. Allora, che si è capito, Davis? No, l'IA della nave, della Kronos, ha un canale aperto di comunicazione, ma pare che non ci sia alcun tipo di attività o non riusciamo comunque a comunicare con la stessa. Va bene, signor Wilson, a lei il ponte, ci descriva quello che dobbiamo fare. Allora ragazzi, ci sono tre direttive, sturatevi bene le orecchie perché questa è una faccenda molto seria. Per prima cosa dobbiamo raccogliere più dati possibili su quello che è successo, poi se ci sono raccogliere dei campioni e cosa imperativa dobbiamo trainare la nave in base. Avete domande? Come facciamo a trainare una nave così grossa? Vedi che si intromette un attimo il capitano, fa, mi permetta signor Wilson, abbiamo una possibilità di traino. Sì, lo so che la Montero non è fatta per queste cose, ma trainare una nave del genere non dovrebbe essere un problema. Quindi la maniera la troveremo, qualcosa ci inventeremo. Magari okay. Di queste cose ci potrà consigliare sicuramente Rai, che ne sa più di noi. Ah, l'ultima cosa, sì. Ma non è importante. Se ci dovrebbe stare qualche membro dell'equipaggio, lo dobbiamo salvare. Ma per me, ragazzi, non c'è più nessuno. Che volevi dire, Rai? Parla. Potremmo utilizzare l'altra nave, visto che è più grande della nostra, se i motori sono ancora in funzione. Era eccellente. Era l'opzione che avevo in mente anch'io, di trainare la nostra con la loro, sempre nel caso che possa funzionare, anche perché è più grande e ha un motore Rolls Royce, a differenza del nostro, quindi dovrebbe funzionare sicuramente molto molto meglio. Benché l'abbia dato il meccanico l'idea, a me basta che torniamo a casa con la nave, va tutto bene, anche se dovremmo spingerla, non mi interessa, fate quello che vi pare, ma dobbiamo portarlo a casa. Spero che non ci sia uno di quei pazzi schizofrenici di sintetici che usavano una volta su quelle navi. Cham? No, ve lo posso dire, non ci sono più quei problemi ormai. Cham, secondo la stima che abbiamo visto delle nostre riserve dell'Helium 3, è possibile provare una mossa di avvicinamento ed attraccare alla Cronus, o sarebbe meglio tenere e bloccare meglio i nostri contenitori nella stiva? Cosa consiglio? I contenitori dalla prima osservazione anche la seconda erano perfettamente stabilizzati, quindi presumo che non ci sono problemi. Ma sono ad attaccare. Ok, sono stabilizzati, non si dovrebbero muovere. Non c'è no, esatto. Luce verde. Ok. Va bene, non serve fare un altro esame a questo punto qui. Se siamo tutti d'accordo, ma soprattutto se il signor Wilson è d'accordo, io procederei direttamente a fare un ponte, un bellicale per l'attracco. Proceda, capitano. E mandi, secondo me, il pilota e l'addetto allo stoccaggio. Il meccanico ci serve ancora vivo se dovesse andare male qualcosa. Serviamo o magari vada anche lei, Chi la mantiene in orbita la nave? Allora vada il io. Allora ha ragione, pilota. Perdoni, ma signor Wilson, non è la mia scuola di vita questa. Signor allora Wilson, vuole andare io lei? Per il capitano e lo stivaggio. Allora le offro un caffè dopo in tranquillità, va bene? Allora, signor Davis, pilota la nave, eguagliare velocità della Cronus e avviciniamoci. Fino a che la velocità non sarà eguagliata, a quel punto lì io e Rai andremo all'esterno per attaccare il cavo ombelicale. Quindi Rai... Sei felice, Rai? Rai, vai nella stanza di decompressione e vatti a mettere la tuta, subito. Ti raggiungo fra due minuti. Cham, per favore, vai nella stiva e controlla che durante stringi le cinghie, insomma, blocca tutto quanto, se c'è bisogno anche con la gru, e fai attenzione che niente si muova. Se perdiamo qualcosa lì, ve lo dico, ci possiamo anche ammazzare, tanto non prendiamo nemmeno un dollaro.
Signore. Signor Wilson, cortesemente, visto che è una manovra delicata, lei si sposti ovunque voglia, ma non sul ponte di comando, per favore. No, vado insieme al signor Cham a dargli una mano. Grazie. E Davis, se hai domande sono qui, se no mi vado a mettere la tuta anch'io. Pensi di potercela fare o ti do un aiuto ai comandi? No, non c'è nessun problema. Poi eventualmente potrebbe anche Mother darmi una mano. Di solito fa sempre le manovre correttive. Però forse è meglio se disattivo questo tipo di controllo e faccio io manualmente. Come preferisci. Forse con Mother sarebbe leggermente più indicato. Se la fai con Mother ti do un bonus, tradotto. Ok, va bene. Allora vediamo. Al massimo se inizia a impazzirmi sui comandi... attendo solo il suo ok per sganciare Mother dal sarebbe meglio attraccare con Mother al momento che hai eguagliato la velocità della Cronus, disattivare Mother, rimetterla in passivo. Ok, fammi un tiro. Ok, inizio attività di azione di docking. Perfetto, io mi vado a mettere la tuta. Si sposta e ovviamente fai un tiro di piloting più 2 però stavolta. Ok. Manuello dov'è? Nel CS, devo adesso andare. C'è scritto lì personal. Ehi, Ray, vedi di tornare tutto integro, eh? vediamo il tiro e fa Gabro se ci ammazza tutti, eh? No, anzi, faccio un paio di piroette per movimentare la... Non è divertente? Ferev, ti ammazza lì il corporativo, se puoi. Sì. Non è mai abbastanza di sì, vabbè, ma io dentro alla stiva lo sto a fa impazzire, Cham. Ma è il tiro che ha fatto è questo? Yes. È questo di ora l'ultimo che ha fatto, 33? Sì, l'ultimo, i due successi. E ti avvicini, fai una manovra perfetta, meglio di quella di prima, e ti avvicini eguagliando la velocità. Praticamente siamo porta a porta e ora manca soltanto di tirare fuori il cordone umbilicale lì, il passaggio, bloccarlo, per poi a quel punto le navi sono ancorate e non le muove più nessuno. Devi eguagliare velocità, ok? Ridurre la velocità fino ad arrivare alla velocità della Cronus. Ci siamo? Ci siamo, signore. Ok. Nel frattempo faccio partire l'allarme solo vocale nella cabina di pressurizzazione che avverte che si sta aprendo, ma non si sta aprendo. Ok, allora aspetta. A parte la parte iniziale, al solito. Non potevi tagliare l'audio. Non ci ho avuto tempo, ci ho pensato. Ci ho messo a farla, eh. Non ti credi sta avventura via tutte le volte. Sì, ma no, guarda che fa il master la cosa no, più no, lo so. Che tu giochi, è veramente assurdo. Okay, io infatti non l'ho un video. Stanza depressurizzata, allora. Davis, disattivare questo cazzo di allarme, mi farà impazzire. Aspetto. È depressurizzata, ok, spengere. Aspetto. Aspetti? Yes. Davis, mi ricevi? Disattivare allarme, stiamo per aprire. C'è un... faccio finta di fare una comunicazione. Davis! Porca puttana, Rai, prova a passarmi il tuo comunicatore un attimo. Dammi quella col coraggio. Passo il comunicatore. Davis, disattivare questo fottutissimo allarme. La stanza è depressurizzata. Disattivare l'allarme, un ordine. Va bene. Sì, adesso si apre, adesso si apre. Ah, cazzo, ti stavo già per levare metà dello stipendio. Va bene. Disattivato? Sì, disattivato. Ok. Perfetto, si apre ovviamente il boccaporto e usciamo nello spazio. Manu, quindi sei te, Miller, il capitano e Rai. Uscita all'esterno, ovviamente è tutta una manovra di... abbiamo un piccolo jetpack alla schiena, che nel caso di potersi capitare che si vola via nello spazio, perlomeno ci sa un 20 minuti, un 30 minuti di autonomia per tornare indietro. Male però... che va, finisce come Elion nella sua live. Bravo, capito? Alla deriva. Alla deriva. E però più che altro ci si muove con i camminamenti fuori, vedi che ci sono degli appigli per attaccarsi con tutte e due le mani e anche con i piedi, perché sotto gli stivali ci sa il coso a pressione presente per attaccarci sulle superfici. E comunque è difficile, insomma, perdere il contatto con la nave. Per il capitano praticamente vi muovete, ci muoviamo, mettiamola così,
fino ad arrivare al camminamento ombelicale che va tirato, ok? Quindi sì. Uno deve, per questo va da una parte, che uno dalla Montero lo deve attivare e farlo uscire e anche mandare avanti con i comandi, mentre quell'altro con una spinta di jetpack lo deve portare fino alla Kronos, okay, per agganciarlo. Quindi, ok, facciamo sia io che te un tiro di mobility. Ok. Senza modificatori né niente. Allora, mobility, quindi... agilità 3, quindi 5. Sì, e guardo un attimino anch'io. Allora. Per ora com'è? Vi sta aggarbando? È una figata. State divertendo? Oh, meno male, adesso yes. Contento. Ma guarda, mi permetto, non è bello il gioco in sé per sé, è che siamo delle bestie noi, no, in immersione. Siamo... su io vi dico, cioè, sono... io ne ho fatti, io anni, ho fatti tanti, ma bravi come voi, pochi. No, 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 per ora ve lo dico, voto 10 a tutti, mi sto divertendo a morire. Allora, io invece ho 4. Mi sto divertendo tantissimo con questi tiri. Te devo ricci, allora. Ho fatto una partita oggi a Nightfall, è andata di merda proprio per i tiri. Vedrà quando si giocherai e te la vinci facile, vedrete. Tranquillo. Ma è morta la Brea Arquina a causa di uno scaven di merda. Capire la situazione. Allora, in due attacchi. 3, 4. Va bene, dai, di noi non l'ha fatto nessuno. Forse. Quindi vedi praticamente che la nostra manovra non è coordinata per niente. E non è un fatto di causare un danno o cose del genere. Proprio che siamo scoordinati. Siamo completamente scoordinati e l'unico che se ne rende conto è Gabro Davis, il pilota, perché da dentro ci vede, insomma, ci sta guardando e vede che Teuzio è stato buono a farlo partire, sto ponte, Teuzio è stato buono a prenderlo. Quindi praticamente vedi che Miller va avanti con il jetpack, a un certo punto, quando vede che te non gli stai mandando niente, manca anche lui l'appiglio, lei l'appiglio, torna, si ferma, cerca di stabilizzarsi, torna un po' indietro e fa, riproviamo... concentriamoci, anche perché se l'attracco non avviene perfettamente rischiamo di rompere l'unico modo che abbiamo per entrare a bordo. Poi facciamo un'altra prova, se non dovesse funzionare, te lo dice parlando di la tuta prima di rompere, anche voi dentro la nave lo sentite, tutti qua, cioè Davis, voi altri, Wilson e Chum no, se qualcosa dovesse andare storto proveremo ad entrare tutti quanti con le tute, però non ci voglio credere che l'equipaggio della Montero non riesca a tirare fuori un ponte, quindi rifacciamo il check con più una mano. Ok. Quindi io 5. 5 di 6. Questo è il risultato incredibile. Che non paga la formazione ai suoi dipendenti. Beh, vedi. E 2-1 ci sono comunque lì in mezzo. Quindi. Allora, quello che succede. Perché, aspetta, guarda un attimino una cosa. Ok, qui un attimino la chiudo. Quello che succede ora sul momento è che te riesci questa volta a farlo partire particolarmente bene, io riesco a prenderlo, agganciarlo di là. Luce verde sia dalla partenza che dall'arrivo e Rai possiamo direttamente rientrare e passare a bordo. Quindi perfetto. Rientriamo, si fa senza fare tiri particolari, né niente di strano, si torna dentro. Visto che questa cosa mi è sua più o meno dura sui 10 minuti di tempo, nel frattempo Wills, più che altro, beh, lui ha comandi, Davis ci controlla, ma Chum e Wilson ci avete, dai, più o meno 3-4 scenette di gioco se volete fare in contemporanea, se no, se siete state zitti e non avete fatto nulla, si va avanti. No, mo sono vedi abbastanza che io sicuro che ho pensato fino a moco. Vedi. Ehi, Chum! Wilson, dimmi. Allora, t'ho già detto madre ai termini, bamboccio. Vedi quel barile laggiù? Quale? Quello davanti a te, Orbo. Sì, l'ho già controllato. Non t'ho detto di controllarlo. Che ci sta a far lì? Signor Wilson sta al suo posto. Questa no, zona... dovrebbe stare più su. Ora lo carichi e lo porti su. Perché se il pilota, come sospetto, farà la cretinata, quello ruota, cade, si spacca... E io poi le spacco la testolina. Che ne dice? Posso provare a fare un tiro per vedere se va bene lì o più su? Cosa? Il tank? La cisterna? Sì. Sì, sì, senza spostarlo. Sì, sì, osservazione. Senza malus, okay. Ovviamente, no. Anzi, con un più uno, perché hai già fatto il check prima e l'hai fatto bene. Ah, ok. Allora tiro un solo di 6 in più, dai.
3, 5, 4, 4. Quanto hai fatto? 3, 5, 4 e 4. Secondo te sì. Ma, signor... Secondo te va bene. Signor Wilson, ma va bene anche qui, è saldamente legato anche qua, anche se il pilota dovesse fare qualche cappellata, resta fermo, non è che non si muove. Sia tranquillo, non si preoccupi, il carico anche per me deve arrivare a destinazione, se no non ci pagano. Quindi non si preoccupi. Io mi preoccupo, sono pagato per controllare gente come lei. Facciamo un attimo un giretto e poi aspettiamo zitti zitti il capitano che finisce, eh? Mi dia una bella o l'ultima occhiata per farmi felice. Agli ordini, signor. Ok. Bravo. Ditemi voi quando passate, eh? Cioè che è passato il tempo, via. Sì, sì, tanto gli do un altro un occhio. Come finisce di controllare, per me basta, perché sennò lo prendo a schiaffi, perché mi ha già fatto salire la pressione. Infatti ci so io che sbuffo. Sono diventato scuro in volto, proprio non lo sopporto più, ciam. Quindi me ne vado a fare un giretto per fatti miei mentre lui guarda. Comunque, quello che noti, Manu, che se sei fuori con me, io entro nella camera della decompressione e appena entro te rimani fuori e io sono dentro nella camera. Sento la porta praticamente si chiude, io rimango dentro e te sei fuori per ora. Comunicatore, Davis, plancia di comando, che succede qui? Perché sono entrato soltanto io? Sono entrata soltanto io? Davis, qui è il capitano Miller, rispondere, prego. Perché si è chiusa la porta? Rai all'esterno. Rai, mi senti? Senti, c'è il comunicatore. Sì, sì. Sì, porta è chiaro. Stai tranquilla, vedo qui dal display, vedi che praticamente si guarda una piccola tasterina, una console di comandi, tipo Dead Space, sul braccio. Sì, sì. E ti dice, hai ancora 20 minuti di autonomia di ossigeno, quindi non ti preoccupare. Davis, che cazzo su... Ma questo interfono, porca puttana, t'avevo detto, Rai, di aggiustarlo. Cazzo, non sta cadendo tutto a pezzi questa nave qua ormai. Rai, un attimo solo, capitano, un attimo solo, capitano. Dopo verranno controllati. No, è un attimo solo, c'è fuori all'esterno Rai. Adesso, sblocco la porta un attimo solo, non si sblocca. Come non si sblocca? Allora, facciamo una cosa. Riprova a farti due tentativi. Se non si dovesse aprire, proverò io a forzarla. Però qui si rischia. No, tanto va bene. È decompressa ancora. Posso provare a sbloccarla io manualmente. Però devi disattivare i comandi, perché se la sblocco manualmente e lasci i comandi attivi, ripetere se hai mai sentito, se la sblocco e te lasci dalla plancia dei comandi i comandi attivi, si rischia una decompressione che di rompere la porta e non si possa più chiudere. Quindi dovremo saldarla con una placca metallica. Prendo pugni la console finché non si apre la porta, facendo sentire il rumore dell'interfono. Quindi la porta si è aperta? Sì, sì. Ok, Rai, entra. Con le buone maniere si ottiene sempre tutto. Ma noi lo sentiamo dalla stanza di stoccaggio, sì, via cazzottico. Sì. Lo sentite, sì, sì, quello sì. Ok. Davis, che succede? Questa tecnologia obsoleta. Non è la tecnologia obsoleta. È il meccanico che non capisce una ceppa. Dovete investire nella manutenzione di questi router. Taci, pilota, tu pensa a volare che io penso a licenziare. Va bene, tanto non c'è tempo per queste cose. Allora, togliamoci le tute e in plancia di comando tutti quanti. Anzi, facciamo una cosa, troviamoci giù in cucina. Si fa prima. Rai, dai un'occhiata veloce al portello se è tutto a posto e poi raggiungici. Tira ovviamente il manno di Heavy Machinery. Sì. Allora, 15. Effettivamente, se signor Wilson, visto volete trasportare questo, trasportare tutta questa roba, qualche miglioria alla nave potreste anche farla. Potreste investirci sopra. La nave è perfetta, è l'equipaggio che è imperfetto e lo farò presente a ritorno in missione. Signor Wilson, però io vorrei precisarla che non vengo pagato abbastanza per questo lavoro, sono pure rimasto bloccato fuori. No, non... Tu non ti preoccupare. No, io mi preoccupo. È tutto un brutto sogno. Quando torneremo a casa ti sveglierai disoccupata e passerà tutti i problemi. No, signor Wilson, si calmi. Non è mica successo nulla di che ancora. Allora,
quando mi guardi non mi parlare, mi dà fastidio solo vederla la gente come te, proprio capitano, per cortesia, non perdiamo tempo e dia le direttive, per cortesia. Allora, se volete un caffè, questo è il momento giusto per prenderlo, perché dobbiamo prepararci, dobbiamo ovviamente, anzi, tanto ci sentirai comunque anche da distanza. Cortesemente Rai e Cham, andate insieme a ricaricare le tute che abbiamo appena usato, perché ci serviranno per scendere a bordo della Cronus. Non sappiamo se ci sia ossigeno respirabile, quindi comunque dobbiamo per forza di cose scendere con le tute. Caricatela al massimo, okay. Andate in overcaricamento, voglio che tutte quante siano caricate con almeno un'ora di autonomia. Ok. Quindi okay, andate laggiù, perfetto. Poi ci agganceremo nel caso ai sistemi vitali della Cronus. Torna Manu nella stanza per prima e le ricaricate. Non serve nessun tiro. Praticamente le prendete e mettete le bombe alla carica. Check radio, ci sentite da laggiù? Sì, tutto a posto. È chiaro. Ok, perfetto. Ehi, Davis. Mentre il capitano chiacchiera, passami il caffè. Renditi utile. Sì, sì, signore. Certo, signore. Mi piaci, no. Ragazzo. Mi piaci. Allungo la mano e mollo il caffè. Ah, qualche centimetro signor, dalla... signor Wilson, io direi che a questa ragazza un aumento sulla gratifica si potrebbe anche dare, no? Capitano, lei pensi a fare quello che deve fare, che io penso a quello che devo fare io. E ora sorgeggio il caffè. E quando sorgeggio il caffè, il mondo si ferma. Vedete... Grazie, sorgeggio il caffè e ignoro completamente tutti gli altri. Vedete problema che beve il caffè, li trema particolarmente la mano, ma non perché abbia paura, come se sia più che altro nervosa e incazzata e li sentite blaterare. Fredetti, speriamo che tornate a casa e mi diano una nave più grande, magari di questo cesso, che me la inizio anche un po' a meritare. Io guardo mentre siamo di là e fa, ehi Ray, tutto a posto? Vedo che con Wilson veramente le cose si stanno spaccando. Un testa di cazzo, cosa ci si può fare? Lo so. Ho fatto ricontrollare 6 volte le stesse taniche, quando già la prima volta erano tutto a posto. Fuori dal portellone. Ma infatti non capisco cosa è successo. Ho sentito prendere a pugni la console da Davis. Non... Strano. Boh. Comunque, se dovessi venire di là, tranquilla, ti guarderò io le spalle. Ok, grazie. Davis, che è successo in plancia di comando? Ho sentito del baccano? Ho fatto capire alla plancia che comanda. Cioè? Tradotto in linguaggio che io possa capire. Pugni. Aspetta, prima che rispondi lo fisso con modo arcigno, proprio con le lame agli occhi, per mettergli ansia. Perché vi ricordo che l'astronave è la mia, non la... È la proprietà della Weyland Yutani, sì. Sì, sì, ma lo fisso, quindi immagina il capufficio che te fissa, in modo cattivo. Quando la tecnologia non funziona, o la riavvii, e non era questo il caso, o la prendi a pugni. Cosa ha fatto, pilota? Allora, signor Wilson, non è importante. Per favore, sono cariche le bombole laggiù? Sì. Okay. Sì, che abbiamo finito. Prendete il vostro equipaggiamento, aprite la vostra scheda e se andate in basso a livello signature item è la roba che avete, ok? Sì. Purtroppo di partenza non ci avete poco nulla, però insomma, quello che avete è lì. Wow, un rosario. Una cosa. Farò una preghierina. Prima partire. Wow, una foto. Oh, alieno, salvami. Sì. Gesù, salvami dall'alieno, brutto. Allora, quello è quello che avete. L'unica cosa, sentite il capitano che vi parla, lì, nell'armadietto dove vi trovate, insomma, Cham, il capitano vede che ti dice, Cham, per favore, sì. Carica anche al massimo la batteria del rilevatore di movimento e prendilo. Ne avete soltanto uno ed è quello di Alien Isolation, uguale. Ah, ok. Non è quello dei Marine Coloniali, è quello lì. Quindi guarda che funzioni, caricalo e quello ci servirà per quando scenderemo. Ok, fo tutti i vari check. Per il rilevatore. Vedi, e lo carico anche. Sì, sì, ecco, va tutto col check di prima e funziona tutto perfettamente. Ok. Ma quindi, signor capitano, chi è che dovrà andare sulla nave di là? E Wilson, fammi un tiro di osservazione, ora poi ti dico. Quindi Toleso, fammi un tiro d'osservazione. Perché mi sa tanto che è il tiro per vedere chi deve andare. Senza modificatori, quindi puro proprio. Boh, è volato il tempo, si è già fatto, ovviamente.
Vabbè, si è iniziato anche un po' più tardi. Sì, sì, infatti. Però ho detto, in 3-4 al massimo si finisce, non è un sì, problema. Sì. Per me possiamo andare avanti quanto volete. Sì, si guarda un po', tanto anch'io non voglio fare registrazioni più di troppo lunghe, perché non vorrei... C'avevi due soltanto? Sì, osservazione 2. Ah, ok, no, no, niente, perfetto. Niente di strano particolare. E... nulla. È tutto quanto carico, tutto a posto, ok, mettiamoci le tute e scendiamo a bordo della Kronos. Quindi spostiamoci okay. Tutte qua giù, prendete quello che dovete prendere. Niente, tutti quanti abbiamo delle tute. Viene anche lei, signor Wilson, o ci aspetta di qua? Sta scherzando, vero? Ovvio che vengo. Davis, per favore, tanto so che lavori bene, però l'ultimi accorgimenti, ancorata per bene? Siamo in velocità parallela alla Kronos? Devo fare un tiro o... No, dimmi te, ovviamente. Per i tiri di prima sì. Li sai già come le fatti. Quindi... Okay. Tutto ok, signore. Ok, tutto a posto. Non c'è nessun problema. Io posso prendere un attrezzo prima di passare di là, nel caso ci fosse qualcosa, sempre qualche difesa in più. Sì, quello sì, l'unica cosa, sono tutti attrezzi, cioè non è una nave per da guerra, quindi armi da fuoco dimenticatevele. Però okay, niente lanciafiamme, niente cosa, anche perché... Chiave inglese, sì, però. L'hanno costruiti loro, se vi ricordate, però chiave inglese, sì, dai, una chiave inglese la prendi tranquillamente. Ok. Chiave inglese ce l'hai. Devo venire segno fra gli item? Come? Devo venire anch'io, signore? Sì, 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 scendiamo tutti quanti, poi se ci fosse bisogno tornerai tu per primo. Le tute ci avete quelle che ci avevano su Alien nel primo, quando scendono nella nave aliena, se vi ricordate, che poi Kane viene preso dal facehugger, e ci avete sulla sinistra, sulla spalla sinistra, una torcetta, ok, accesa, che vi fa sempre luce davanti a voi. L'elmo del casco è talmente grande che la testa vi ci potrebbe entrare due volte più le mani, è veramente immenso. E avete un comunicatore davanti per parlare, e ricordatevi che avete l'aggancio sotto le scarpe, quindi nel caso non ci sia gravità da andare dall'altra parte, vi potete agganciare al suolo. Ok? Perfetto. Ok. Per ora non vi agganciate, tanto non c'è motivo di pensare, vi dice Miller, che di là non ci sia insomma atmosfera, gravità né niente. Charm, vai avanti con il rilevatore di movimento e si chiamano tutti quanti. Siamo pronti a scendere. Okay. Fa un'ultima preghierina. Dio, salvaci. Aiutaci. Vediamo, speriamo non ci sia nulla di pericoloso su questa cavolo di nave. Ma che poi che c'è di pericoloso dopo 70 anni? Forza, ragazzi, non perdiamo tempo e bocca all'avventura! Restiamo calmi, che mi sa che qua giù conservate l'ossigeno, parlate il meno possibile perché ci servirà. Andiamo avanti, charm illumina e detector di movimento. Fai un tiro su... su cosa? Su... Observation? No, Observation quando guardi te, più che altro fallo su Comtech. Ok. Fai un tiro per... Sì, vabbè, ma te lo dico, perché non è un computer, è un levatore di movimento, mettici un +2, quindi va proprio tranquillissimo. Quindi ok, quindi 5 di 6. Sì. Ok. Perfetto, rilevatore di movimento su linea, vedi praticamente ti arriva massimo poi arrivare a una trentina, 35 metri, una cosa del genere, non di più, nessun segnale, nessun movimento, nessun contatto, niente, tutto fermo, non si muove nulla. Comunque, anche se non ci fosse gravità e passasse, che ne so, una bibita, una lattina che vola nella nave, non la capterebbe comunque, ci vuole qualcosa di grandezza, bene o male, umano, comunque umanoide, come un bambino o qualcosa del genere, non è che capta anche i microbi, comunque non capta nulla, vedi che ti giri intorno, guardi, e possiamo procedere o c'è qualcosa? Possiamo procedere, tutto a posto per ora. Anche perché il suono nello spazio, cioè nel senso nell'ombelico mentre passate coi caschi non lo sentite. Sì. Quindi la comunicazione ce la deve dare vocalmente. Ok, sì, tutto libero. Andiamo avanti, entrate a bordo della Kronos e praticamente ora un attimino che vi cambio la mappa, così ci si sposta direttamente. Allora, vediamo se mi ricordo, mi devo mettere qui, mi devo spostare così. La vedete, no? Quella nuova. È un bel programmino questo. Sì, no, è fatto bene. Ora noi ci troviamo, dovremmo essere... Aspettate un secondo solo che guardo. Intanto mettete le vostre miniature dove vi pare, poi tipo la metto lì, vai. E poi ora ci si sposta.
e rimettetevi il punto comunque a, a coso, eh? Allo stress. Vedete, mi sono messo nello spazio. Ma... cosa? E come ci si mette noi? Due punti a stress? Ah no, prendi il tuo personaggio e ce lo trascini. Trascinalo sulla mappa. Da, dalla colonna di destra alla mappa. Non ve lo fa fare? Non vedo niente sì. Di destra. Sì, devi farlo dal coso, dal giornale, dal dove giornale. C'hai equipaggio. Ah, ok. Rimettetevi il punto stress, sul verde, che cambiando mappa ce l'ha cambiato. E ok. Datemi un secondo che leggo una cosa. Ok, noi praticamente scendiamo, arrivando dall'esterno, vedete, arriviamo qui. Siamo nel... ah, scusa, ho mosso il tuo. Siamo nel junction A1, in questa zona qui, ok? Quindi fate conto che restate, a, ecco, bravi, mettetevi più esterni, così, e fate conto che siamo nel junction A1, ok? Nel corridoio. Okay. Ok, perfetto. Siamo nel corridoio esterno alla destra, accanto al mio personaggio, alla sinistra del mio di 1000, e praticamente entrando da lì poi andremo nel junction 1 e possiamo girare tutto il resto. Entrando vedete che è tutto completamente buio, completamente. Ossigeno non ce n'è, quindi l'ossigeno che avete è l'autonomia di un'ora delle bombole, però la gravità c'è, quindi qualcosa di attivo a bordo della nave c'è di sicuro, cioè non si sta volando, capito? Non serve nemmeno bloccare i boots, le scarpe della spacesuit per terra, quindi il problema lì non si pone. Però è completamente tutto avvolto nell'oscurità, ogni tanto c'è qualche neon tipo della parete che è un pochino crepita, ma... una sfarfallio, ok. Una sfarfallio appena appena, come di sì, ce l'ho ancora un po' di energia. Però più che altro la nave o non ha più energia, quindi l'ha finita completamente, o i motori sono spenti, i reattori. Comunque, buio. Pesto completo, non si vede assolutamente niente. Ok, io mi giro sia a destra sia a sinistra con il rilevatore per vedere se qualcosa fai... appena entro nel corridoio. Observation. Ok. Leggo un attimino, dammi un secondo. Bellezza. C'è questo culo di Evonaut. Ah no, ah no, ora no. Era vedo sopra. Col rilevatore di movimento non riesce a capire. Cioè, sì, bene o male, o se c'è qualcosa che si muove lo vedi, te lo dice. Quindi comunque ti dà un'indicazione e quello non suona. Quindi per quello stai tranquillo. Però non riesce a vedere bene o male quello che è intorno. Fino a che... e poi ora... ve lo descrivo, però aspetta un attimo, fino a che decidete voi chi è il secondo della fila. Lui è il primo, il capitano è il terzo. Chi è il secondo? Oh, so io il secondo. Sei te? Ok, allora. Ok. Mettiamolo... devo sentire Wilson nel dietro le spalle che rompe i coglioni. Ci sono messo posta là, eh. In mezzo. Ok. Ti dico questa cosa qui, poi ovviamente la descrivo io. Ok, vai, puoi pure andare. Ma me l'ha andata a me? A Toleso, no, a Toleso che è quello, okay. È il secondo. Toleso? Aia! Inciampo per terra. Su cosa sono inciampo? Ah! Che cazzo? Oddio! Illumini che... nella direzione dove praticamente lui sta indicando... non fate nessun tiro con la mano quando, avete perso quello di prima ma l'avete già riguadagnato, quindi rimanete a uno di stress e praticamente vedi che a terra c'è un cadavere in avanzato, avanzatissimo stadio di decomposizione, per quanto non c'è ossigeno né niente, quindi subito non serve essere scienziati, è strano, quindi sembra che si fosse già lì morto quando i sistemi della nave erano attivi, per farti capire, perché sennò non può deperire senza ossigeno, atmosfera e cose del genere, agenti esterni. Comunque vedi che è in avanzato stato di decomposizione e vedi che praticamente addosso ha una tuta spaziale differente dalla vostra. La vostra è bella cicciotta, grossa, farvi l'esempio di Warhammer, sembrate quasi di Terminator con queste cose addosso. La sua invece è più snella, vi ricordate quella che c'è su Prometheus nel film? È più snella, così anche il casco è più piccolino e vedete che è buttata a terra con la testa appoggiata verso la parete e vedete che è chiaramente non morto, stecchito. E la tuta è spaccata in varie parti del corpo, quindi vedete che ha subito particolari danni addosso. E vedete che il casco è rotto, quindi la visiera è rotta,
È spaccato praticamente in due, ce l'ha sempre in testa, ma c'è un buco sulla visiera. Sicuramente scheggia, gli saranno ferite in faccia per peggiorare la situazione. La cosa che notate subito, a parte, ve l'ho detto, la decomposizione e le varie rotture in varie altre parti, braccia, torce e tutto il resto, vedete che c'è qualcosa di strano, e forse anche per quello che Wilson Toleso si è cagato particolarmente addosso urlando, che non è da lui, però vedete che Vabbè, ho c'è. capito, ma hai visto che No, no, descrivigli no, bene ma cosa ho ora visto. te lo dico, infatti. Vedete che a terra quello che notate di strano è che qualcuno di voi segue The Expanse, o comunque l'ha vista, ha letto libri. No, Vabbè. purtroppo no. Comunque vedete che il corpo è particolarmente allungato. Cioè, se fosse paragonato a una persona normale, che diciamo, dai, in altezza media 1,75 m, 1,80 m, questo è altro tranquillamente tra i 2 metri e i 2,05 m. Però la cosa strana è che non è tanto allungato e magro come corpo, cioè sembra proprio tirato, veramente. Avesse preso Hulk e l'avesse tirato, c'ha delle braccia un po' troppo lunghe. Quindi è una creatura strana, che comunque non avete mai visto. Le fattezze sono umane, eh? Cioè non vedete niente di strano, però è il corpo allungato. Se è un essere umano, porca puttana, avete trovato uno alto 2,10 m, per farvi capire. Solo l'unica cosa strana, c'ha delle braccia talmente lunghe si potrebbe quasi grattapiedi. È quello il fatto, Ok. stando in piedi. Oh, signor Ma Wilson, calmo, 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 calmo. Ti calmo viene. di cosa? Ma Zitto, stai non vedendo? urli! Cioè. Ma stai vedendo quello che sta vedendo? Hanno assaltato la nave! È semplice! Qualcuno l'ha ucciso, idiota! Non sappiamo ancora se quel qualcuno sia andato via. Se. Non sappiamo niente ancora. Dobbiamo un attimo mantenere la calma. Siamo ancora al Ryan, buio. vai avanti tu, che sei quella più sacrificabile. Vedete il capitano che si fa un po' largo in questo corridoio, dove ovviamente è abbastanza grande, non è la vostra, la Montero, c'entrate tutti anche accanto. Si avvicina e fa: che cazzo state parlando? Che è successo? Quando lo vedete, vedete che si calma un attimino. Che cazzo è quello? Si La avvicina. tuta è strappata. Sì, vedete che si abbassa, si accuccia. Guarda intorno senza toccare niente, però ovviamente tipo avvicina un po' la mano per cercare, più che altro indirizza la luce sulla spalla. Guarda. Ma che cazzo è successo a questa persona? Il corpo sembra veramente in condizioni, in uno stato pietoso. Cioè, sembra quasi. Cham, vieni un attimo più avanti, fammi luce in quel punto, per favore. Sì, arrivo. Sembra Non quasi. sembra opera di banditi o pirati spaziali, sembra. Guarda qui, Ah. praticamente fra la fronte, e indica col dito, ma senza toccare, fra la fronte e dalla guancia destra che scende fino alla mascella. Sembra quasi che abbia preso fuoco. Vedo la carne Oh mio particolarmente Dio, indurita. mio Dio, mio Dio, moriremo tutti. Wilson, calmo. Allora, Ah. cerchiamo di capire qualcosa. E un tiro di osservazione tutti quanti, a parte il capitano, senza bonus. La sua osservazione fa cagare. Sì, vabbè, ma comunque no. Ah, è pure. Non sono cose di vitale importanza per ora. Bello. Davis ce l'ha Vabbè, fatta. sono scioccato, quindi l'1-1 ci sta 17, tutto. 17, 18. Davis è il pilota, Gabro, è quello che lo nota per primo, non troppo distante, perché ve l'ho detto, non c'è luce, la lucina che avete lì illumina poco, fate conto una torcetta a mano, illumina praticamente a terra, vedi che hanno molta distanza, c'è un fucile a pompa con un caricatore. Vedi che il caricatore del fucile a pompa è inserito. E però si capisce chiaramente che l'arma è carica. Un fucile a terra, un fucile a pompa, così buttato a terra, a una certa distanza, circa a 2 metri, Lo no? raccolgo. Sì. Davis, che hai lì tra le mani? Cos'hai trovato? Stiamo attenti a toccare cose che potrebbero essere infette, non sappiamo dove siamo. Ragazzi, questa nave è scomparsa da 70 anni. Lo do a Miller. Ho trovato un'arma, capitano. Vedi che il capitano prende il fucile a pompa che gli passi, lo guarda. Attenzione che è carica. Sì, lo vedo che carica, ma che ci fa un'arma dei marine coloniali a bordo della Cronus? Non si faccia domande idiote, capitano. E muoviamoci subito a scoprire come da direttiva quello che dobbiamo fare. Un attimino una cosa che non mi ricordo la mischia da una.
Signor Wilson, la vedo strano. Ok, Davis. Paura. Davis. Chi non ha paura in questi momenti è solo uno sciocco. Proprio come Reyes. Reyes, vai immediatamente a accendere le luci. Perché non si può stare così nel buio. Sarebbe benissimo andare lei. Facciamo una cosa intanto. Eseguiamo gli ordini del capitano, cazzo. Allora, intanto, cortesemente, Davis, è la quinta volta. Prendi questo fucile e te lo lascio a te. Sei incaricato di tenerlo. Ok. Siamo in buone mani. Rilevatore di movimento, Cham. Rai, se il signor Wilson continua a fare casino, riportalo a bordo della Montero, che non voglio sentire. Qui dobbiamo un attimino cercare di capire come è andata la situazione e non voglio piagnistei. Signor Wilson, lei rappresenta la compagnia. Quindi sta, tra l'altro, tutti noi abbiamo ancora 50 minuti di autonomia. Lei ne ha esattamente 42, sta consumando più ossigeno del dovuto. Quindi si calmi o rischia di avere veramente un'embolia in poco tempo. Ha ragione, ha ragione. Mi metto un attimo appoggiato al muro e guardo da fare, non pronuncio più parole. Non è una situazione da non comportarsi in modo professionale adesso, signor Wilson. E come eri su... Ah no, Fede, eccoti. Ehi, fermi, zitti. C'è qualcosa che si muove. Dove? Cosa? Giro in direzione sud. Abbassatemi. Oh mio Dio. 30 metri. Oh mio Dio. Sia calmo. Mi viene l'ansia. Direzione sud a 30 metri? 30 metri, sì. Qualcosa si muove. Reyes. Mi metto dietro Reyes io, eh. Dobbiamo trovare un posto in cui... Qui nasconderci, qui in mezzo al corridoio siamo troppo esposti per qualsiasi cosa. Oh mio Dio, avevo ragione. Confermare direzione, avvicinamento o allontanamento? Si sta avvicinando, lentamente ma si sta avvicinando, nella nostra direzione. Distanza? Non è possibile, cazzo. Dopo 70 anni, capitano! 30 metri, ma si sta avvicinando, quindi direi anche 27, 20, 26 circa. Cioè deve essere un errore. Ok, Davis... Posizionarti. Dica, sul signora. Fronte e puntare l'arma, non sappiamo cosa stia. Eseguo. Non fare fuoco, non aprire fuoco, potrebbe essere qualcuno dell'equipaggio, comunque stare pronti. Distanza? 20 metri. È Wilson, sia calmo. Wilson, smetti la cazzo. Siete! Signor Wilson, vedi che per la prima volta ti mette una mano sulla spalla. O si calma o la rimanda a bordo della Montero. Ultimo cazzo di avvertimento. Distanza... non mi ricordo il nome. Fermi. Sembra che si stia allontanando. Si è fermato un attimino verso la nostra direzione, però si è allontanato. Ok, si è allontanato? Sì, si sta allontanando, ma... com'è grossa la figura sul coso? Oppure sono tutti uguali? No, sono tutti uguali. Ok. Comunque, quindi, sembra si stia allontanato. Non lo so. Ok, siamo riusciti a bloccarla, a cercare di capire cos'era, come a che velocità si stava muovendo. Era abbastanza lento, quindi era un po'... Scusate, una cosa che non vi ho detto a nessuno, scusate, inizio avventura. Nessuno sa degli xenomorfi o di quelle creature, eh? Vabbè, sottinteso, sì, dai. Poi, ovvio, ve lo dico subito, non mi aspetto mai che uno si avvicini all'uovo. Oh, bellino, ma cos'è questo per farti prendere? No, quello non lo fate, non ve lo chiederò mai. Ma nessuno... meno male, anche perché non pensa che qualcuno di noi è talmente stupido a fatte fotte sì, personaggi. Però, no, quello no, però non le conoscete. Ok. Sì. Boh, si è fermato, stava venendo lentamente verso di noi e si è girato. Lo sapevo che c'era qualcosa qui, ancora. Vedi, sì. Allora, cerchiamo di fare una cosa. Io direi assolutamente di... so che forse sembra brutto detto così, ma non abbiamo abbastanza autonomia per girare tutti insieme. Quindi cerchiamo di capire come dividerci in gruppi, se no lo farò io con un ordine. Non mi portate a questo, per favore, quindi cercherò per una volta soltanto di essere democratica. La cosa da fare assolutamente è dividersi in due gruppi. Andare nella console di comando... Scusate. Andare prima di tutto... Voglio che Davis vada con qualcuno sul ponte per vedere se i sistemi possono essere attivati. Vado io al ponte. Chi ci va con Davis? Io. È che sono la persona più adatta, visto che sono il meccanico. Io ci manderei Rai sul ponte. Lei, signor Wilson, mi sente? No, devo andare io sul ponte insieme al pilota.
sono inutili in altri posti, non ho competenze elettroniche né nient'altro. Ray potrebbe venire con me, potremmo andare a vedere il fatto dell'ossigeno, la copertura dell'ossigeno. Ecco, se riusciamo a riabilitarlo. Ok, allora dividiamoci così, facciamo Cham viene con me e andiamo direttamente a interfacciarci con Madar, mentre invece Wilson, Ray e Davis andranno sul ponte di comando. Io non so come sia fatta, ma se questa nave qui è tipo un modello a lungo raggio, ci sono stato una volta sopra, dovrebbe essere in un sottoponte, quindi comunque ci dovrebbero essere... Sì, ecco lì, vedo un cartello. Vedete, c'è scritto scale, insomma, per scendere, per andare al... Scusa, il fucile ce l'ha il pilota, giusto? Ho scelto quello giusto, no? Non penso che ci servirà il fucile a noi, quindi lo può tenere. No, è per rimanere coerente col personaggio mio. Sì, ce l'ha Davis il fucile. Allora ho scelto giusto, ok, perfetto. Se no perdete coerenza, no? Allora, abbiamo ancora, vediamo, 45-48 minuti di autonomia. Ci ritroviamo qui esattamente fra 20 minuti, va bene? Ci ritroviamo nella junction dove ci siamo. Ci fosse qualcosa, restiamo in contatto direttamente con i comunicatori, nessuno prende iniziative. Voglio soltanto che andiate nella zona di comando e facciate un rapporto insieme a Davis. Non toccate niente, non intervenite con niente, non fate niente, insomma. Andate soltanto nel ponte di comando e cercate di capire se la nave può essere messa in funzione. Cham con me. Ok. Questo è il mio legame con Miller, sì. Mi avvicino e le chiedo se vuole lei fucile. Miller? Ah, è a me, sono io. Vabbè, la stanchezza. Preferisco tu lo tenga. Tienilo, tieni il fucile. Non ho molta dimestichezza ad usare quelle armi, quindi mi fido di te. Tieni gli occhi aperti, però. Sì. Oh, finitela di fare piccioncini e muoviamoci. Ok, andiamo, noi qua giù. E voi datemi un secondo che vi creo la seconda mappa sotto, che devo vedere un attimino qual è. Voi andate nella zona di comando. Ragazzi, state attenti, mi raccomando, per qualsiasi cosa chiamate, proviamo a raggiungervi. Datemi un secondo soltanto che ve la faccio subito. Beh, la zona di comando. Ah, eccolo qui, dovrebbe, no, la, me la creo. Ah, ok. Dovrebbe essere questa... Ma perché mi fa così? Non mi lascia sul più bello, Dai che piccina, eccola lì. Boh. Aspetta, che devo sempre farla diventare mappa, quindi aspettate un attimino. No, fino a più di così. Don Manuello come dice, ci vedo. Non ci vedo. No, fate. Allora, faccio il click, layer. Comunque è bellino questo programma, Sì. Ed è fatto molto bene, Roll. È fantastico, ed è veramente. Se lo paghi c'hai ovviamente più spazio, sì, perché dopo un po' finisce lo spazio. Ok, voi scendete... È pure giusto da 2 soldini, No, ma io gliele do volentierissimo. E seguite per arrivare fin laggiù. Ok, vi ci vuole un po' di tempo, quindi noi siamo molto più vicini. Quindi prima si fa io e Cham, io e Fred, e poi fate voi. Io vado un attimo in bagno, visto che non è... Ma vai, sì. Allora, ne approfitto pure io. Fai strada, anch'io ne approfitto. Se devi andare anche te, Ferev, ti aspetto, No, per il momento no. Okay. Quindi si può fare. Signor capitano, se vuole questa, gli do la chiave inglese. Tanto sto tenendo il coso. Dammi la chiave inglese, vai, vedi che se la mette in un piccolo scomparto, nella tuta. Comunque È un fucile, non è un fucile, però qualcosa che possa... Meglio dei pugni. Comunque si fa ancora sta scenetta e poi ci si ferma. Tanto siamo già buono più di un terzo dell'avventura. Okay. Allora, fammi un controllo, io intanto guardo se Mother risponde lì sul terminale lì al lato, dovrebbe essere la password, ti dice una password, insomma un comando, che tanto il sistema è Mother, è sempre quello. Guarda se ti fa interfacciare, prova a inserirlo sulla console. Ok, prova a inserirlo. No, mi sa che non te l'ha preso, prova quest'altro, prova il secondo. Vediamo se risponde. Sì. Tu. Si è accesa? Sì, sembra di sì, si sta accendendo. Okay, perfetto, sì. si sta accendendo, quindi sembra che almeno un pochino di energia ci sia.
Io intanto tanto punto il rilevatore, anche se non lo tengo verso l'esterno, quindi che controlli la porta. Sì, sì, non c'è nessuna... Se c'è un blip te lo dico, anche senza tirà. Basta che te mi dici dove punti. Sì, e... sì, verso l'esterno praticamente. Ok, perfetto. E dai un'occhiata se hanno un cargo, se trasportano qualcosa da quel terminale. Io intanto provo a tirare fuori qualche informazione da Mother. Ok. Fai un tiro, al solito è sempre quello di Comtech. E fai però, visto che ti ha dato... un comando di accesso particolare, quindi con delle cose riservate, fai un tiro di con più uno. Ok, 4 di e la nè. Ok, vedi che praticamente riesce a capirne poco o niente, però da quel poco che capisce che non trasportano chissà cosa, perché è un vascello scientifico. Sì, qualcosa c'hanno nella stiva, però boh, hai visto che c'è qualcosa, ma non ha capito cosa. Detto però... boh, signora, non so cosa... Cioè, qualcosa di sicuro c'è, ma non riesco a definirlo. Purtroppo non è la mia zona il computer. Ok, ok, perfetto. Non è un problema. Mi interfaccio un attimo qui con Mother e vedo che cosa mi dice. Un attimino che leggo anche video dell'avventura. Ok, mi ricevete? Siete tornati? O sono ancora al bagno? Yes. Aspetta, aspettiamo sì, gli sì, altri. Sì. Ci sto, ci sto. Ah, ok, check radio, mi ricevete tutti quanti? Forte e chiaro. Ok, signor Wilson, sembra che la nave della sua compagnia, da quello che vedo qui da Mother, ma sono informazioni criptate che sicuramente verranno rivelate soltanto al capitano della Cronus, fossero diretti verso il pianeta... Un attimo che ricontrollo. Perché non me lo ricordo io davvero. Aspetta, oh, dove cazzo l'avevo scritta? L'avevo letto ora, l'ho perso. Sul pianeta LV-1113. Ne ha sentito parlare, signor Wilson? Ne sa qualcosa? No, non ne so niente. Dovrebbe essere LV-1113, secondo il cartiglio della compagnia dovrebbe essere particolarmente fuori, forse nelle vicinanze del sistema di Draconis, qualcosa del genere. Comunque non mi ricordo, va bene, siamo totalmente fuori rotta. Vedo se riesco a capire qualcosa ancora da Mother. Voi nel frattempo laggiù sotto come sta andando? Siete arrivati? Siamo appena arrivati, e d'ora in poi parlerò io invece dei suoi subalterni. Mi riceve, capitano? Ricevo, non prenda troppo gambo con il mio equipaggio, comunque. Aspetta. Non prenda troppo gamba col mio equipaggio e vedete cosa riuscite a capire dal sì, 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 e chiudo la comunicazione. Comunque, allora siete arrivati, insomma, fate voi ora. Allora, ragazzi, okay. Adesso siete in un bivio, guardatemi bene negli occhi. Tu, meccanico di infima categoria, da quanto ho letto nel tuo rapporto, dalla tua scheda, hai idee di grandezza, strano, per quelli poi che vengono dalla tua regione. E il pilota mi è sembrato particolarmente bravo. Avrei una proposta. Sturatevi bene le orecchie. Se voi d'ora in poi lavorerete per me e non più per il capitano, per il buon meccanico prevedo una ricchissima provvigione. E per pilota, da quanto mi risulta, metterlo alla cabina di pilotaggio di una nave molto simile a questa, e non più su una carretta dello spazio. Cosa ne pensate? Se questo significa avere più soldi, io sono dentro. E Wilson, ti rendi conto che... Davis, il pilota, Gabro, ti sta guardando alle spalle ed è diventato completamente bianco. Ma in che faccia, si sta cazzo! Cosa c'è? Cosa c'è? Guardando alle tue dietro, spalle, dietro di guardando... te, dietro di te! Mi giro e... Niente. E io esplodo a ridere. Non c'è niente. Maledetto! Io... Non è il momento di scherzare, maledetto! Mi stai facendo consumare...
dell'ossigeno. Esatto, lo ripeto l'ultima momento, volta. Non è il momento di scherzare. Sono sicuro che il capitano non gradirebbe quello che hai appena detto. Allora, sentimi bene. Io ti sto offrendo il paradiso, ma tradiscimi qui. E ti posso garantire che finita la missione, tu non piloterai mai più per nessuno. Ma a parte le puttanate là sotto, la voce del capitano che vi dice stiamo scendendo, noi nel frattempo ci si sposta, stiamo andando giù, sì. Ci si mette un po' ovviamente. Stiamo arrivando lì da voi, siete riusciti a capire qualcosa? Davis, prova ad attivare... No, capitano, stiamo ancora controllando, è tutto offline qui. Se non ci ridà l'energia, come possiamo far valere le notizie? Rai, ci sono sensori là sotto, c'è qualcosa, vedi la console dei comandi... Ho detto che ti deve parlare con me, non con gli altri. Signor Wilson, allora, glielo dico per l'ultima volta, poi dopo la faccio arrestare. Si a chi fa arrestare? Capitano, la smetta immediatamente, è troppo importante questa missione. Le consiglio caldamente di riattivare la corrente. Abbiamo bisogno di queste notizie, le devo ricordare le direttive. Nel buco del culo se continui, devi stare zitto e mi devi... Come osa? Devi rispettare... Vedrà che questa è una scelta sbagliata, capitano, vedrà. Rai, al rapporto immediatamente. Hai il rapporto. Allora, se non mi ricordo male, se è uguale a quella fottuta, se mi fa parlare, nave Montero che abbiamo noi, guarda se al lato della plancia della Cronus ci dovrebbe essere un sistema o qualcosa a cazzo del genere, non lo so, il tuo lavoro, Rai. Sei pagata per quello, quindi fallo, cerca di capire dove sono i sensori di prossimità, guarda se c'è qualcosa che possiamo attivare. Per far riattivare la nave o comunque qualche sensore interno o esterno. Fai un tiro di... osservazione. Fai un tiro, sì, di osservazione. Però aspetta, ti guardo un attimino la scheda prima di farlo. Un attimino solo. Se la trovo. Allora. 4. No, è perché aspetta. Fai un tiro di, sì, osservazione con... no, con più niente perché sei al buio. Quindi 4. Sì. Posso smanettare anch'io sulla console per... Sì, sì, ora ti dico come le faccio qualcosa. Un'azione per uno. Minchia. Vedi, hai trovato chiaramente qual è la console per i sensori. Allora? Okay. Sì, ho trovato la console dei sensori. Visto che ha fatto un tiro del genere, ora fai un tiro di Heavy Machinery per attivarla e ti do più 2, perché prima hai fatto un risultato molto migliore. Quindi fai 7. Ok, attivala e vediamo, ci vuole un po', ovviamente. Davis, che vuoi fare? Io controllo se posso, se c'è qualcosa da attivare anch'io, se ci posso dare una mano a ripristinare la situazione. Quello che puoi vedere da lì, più che altro, vedi che è tutto quanto spento, ovviamente, quello non ci piove, però puoi dare un'occhiata più che altro se più tecnica, capito? Pilotare la nave è impossibile, certo. Muoverla è impossibile, vedere se c'è energia non ce n'è, certo. Quindi non fai nemmeno tiri. Più che altro ti puoi abbassare sotto, vedere se c'è qualche danno, se è tutto collegato, se la cloche dei comandi è rotta, insomma, cose tecniche più che da pilota. Chiaro. Anche te fammi un tiro, senza modificatori, visto che siete al buio, di observation. Ok. Poi, al solito, potete usare l'aiuto di un altro giocatore, che ne so, Wilson mi aiuti e magari ti do un più 2, capito? Se lui ti può dare una mano, però. Ma Wilson non lo vedo molto... Fai luce qui, Wilson, un attimo. Perfetto. Prima pensa bene alla mia offerta. Accetti o declini? Noi siamo arrivati, diciamo. Continuo a controllare, io continuo a controllare... È arrivato il capitano e te faccio luce. Ok, quindi col più 2. Ah, ok. Tiro altri 2 dadi o... Sì, tira altri 2, che potrebbe andare meglio. Beh, perfetto, quindi ha fatto 2 risultati. Il tiro è eccellente e vedi che no, non c'è nessun tipo di sabotaggio, quindi capisci chiaramente che è soltanto un fatto di riuscire ad attivare il generatore, anzi, questo capisci in più. Sei sicurissimo del fatto, per quanto sia più il lavoro di Rai, che dobbiate attivare l'energia al reattore della nave e riparte tutto, ma sei sicuro al 100% perché visto non ci sono scosse, danni, nemmeno un cavo rotto, qualcosa di scoperto, quindi qui per forza, anzi, senti che l'energia, te ne accorgi che c'è ancora, perché qualche sottosistema lo vedi che sbrilluccica un pochino. Chiaro. Quindi qui è soltanto un fatto di riattaccare l'energia e arriva tutto, è solo staccata. E questo è il tuo resoconto. E invece te, Manu, insomma, riesci a smanettare un pochino.
e praticamente attivi i sensori. Attivando i sensori si attivano sia internamente alla nave che esterni. Ok. E attivandosi esterni vedi che appare una scritta senza nessun allarme o cose del genere, ma appare una scritta che solo te vedi, e quindi ora ti scrivo, quindi sono informazioni che le puoi dire o le puoi tenere per te. Dov'è? Li potrei dire, no, tipo non c'è nessun messaggio. Su Steam? Sì, sì, ci sono, sono sul telefono. E scrivimi un attimo, ti vedo, dove sei? Aspetta. Che nick c'hai? Okay. Classico. Questo è quello che hai visto con i sensori esterni. Ok. Il capitano vi dice allora che è stato scoperto. Fatemi reso conto. Sono riuscito a riattivare i sensori interni ed esterni. Ho potuto notare che la nave mi ha dato un messaggio che mi dice che in avvicinamento, in arrivo tra qualche ore, c'è una nave. Molto distante. Una nave, tre navi in un sistema sperduto come questo, c'è un'altra nave che si avvicina? Evidentemente, a quanto dice il sistema, sì. A che distanza? Vabbè, se ha ricevuto lo stesso messaggio nostro capitano, è normale. Sì, ma che tutti ci troviamo qui casualmente? A che distanza si trova? Certo, potrebbe succedere, cosa vorrebbe insinuare? E tre, Rai, a che distanza? Svariati chilometri. Ok, tipo di nave? Non lo sai, Non mi è stato detto. Ok, perfetto. A questo punto qui sembra più che una missione di soccorso. A me mi sembra un rave party, da queste parti. Stanno arrivando tutti qua giù. Più siamo, meglio è, ragazzo, vista la circostanza. Ci daranno sicuramente una mano per riabilitare la nave. Ok, allora... Sicuramente scoprire cos'è questa cosa che piace per la nave. Ok, facciamo una cosa e cerchiamo di... soprattutto capire cosa è successo all'equipaggio. Allora direi, prima di tutto, di muoverci all'interno della nave, seguiamo i condotti, faccio strada io questa volta, seguitemi, cerchiamo prima di tutto di trovare l'equipaggio, se sono vivi o morti, per fare un po' di domande, ma dopo 70 anni di ipersonno, se sono ancora vivi, ci vorranno qualche giorno, se non una settimana, per farli riprendere. Secondo me la primaria importanza è riattivare l'energia, capitano. Wilson, si è attivata Mother, aspetta. Vedi che va praticamente, ti sposta rudemente, Gabro, Davis, proprio ti sposta così come se tu fossi un burattino. Fa, togliti, fammi leggere. Sentite che legge, però non c'è bisogno di leggere perché la voce robotica, tipo quella di Mother che avete sentito nel film per l'esplosione e cose del genere, dice ipersonno interrotto, criostasi interrotta, le capsule dell'equipaggio della Cronus si stanno riaprendo. Ripeto, criostasi interrotta. L'equipaggio della Cronus si risveglierà completamente in 5 minuti. Mi sa, vi dice Miller, che è arrivato il momento di trovare la stanza della criostasi e andare a vedere che cosa ne è rimasto dell'equipaggio.